Buongiorno a tutti, buongiorno agli ospiti e benvenuta all'amministratrice delegata di RFI, Vera Fiorani. E la prima volta lei è da tre mesi che è amministratrice delegata di RFI e sostituisce, ha preso il posto, di Maurizio Gentile che è andato a ricoprire altri incarichi e che per anni è stato con noi eh, anche nel, in tre trasmissioni che abbiamo realizzato con eh, Primo Canale. La situazione della Liguria è una situazione di assoluto e totale isolamento, un isolamento purtroppo che noi abbiamo sia eh, primariamente con le autostrade, ma sicuramente non siamo messi bene sul sistema degli aerei che eh, lei ha potuto toccare con mano, eh, l'hanno obbligata per arrivare qui questa mattina a dover prendere un aereo eh, ieri sera eh, e comunque anche la situazione della rete ferroviaria che è anni che ne parliamo, eh, forse eh, è un po' in ritardo sui tempi eh, che ci attendevamo e quindi oggi è molto positivo per noi comunque fare il punto con lei, che la ringraziamo di essere venuta a raccontare ai Liguri, alle istituzioni, alle associazioni, a tutti coloro che hanno necessità assoluta di doversi muovere o di dover trasportare materiale sulle ferrovie qual è la situazione io direi prima di iniziare di vedere una clip di quello che sono alcuni punti delle passate puntate che abbiamo fatto dal 2017 dura solo sei minuti voglio dire siccome erano tre, tre ore a trasmissione non vi preoccupate che faremo abbastanza in fretta e chiedo alla regia di iniziare appunto a mandare questa clip su san pierde a mio parere eh, c'è stato un equivoco in passato. RFI ha fatto i fasci binari fino a Campasso. Campasso è il polmone che riceve i binari dal terminal di Sampierdarena, sia a lato Bettolo sia a lato Parco Rugna andando verso il terminal Messina-Roncocampa. Noi avremo, credo nel 2019, questo parco fasci binari meraviglioso, pronto. Il problema, e questo era quello che competeva a RFI di fare, perché RFI arriva al limite del demanio marittimo. Lì, per i collegamenti ai termini portuali, si è ipotizzato una progettazione e una realizzazione in capo ad autorità portuale. L'autorità portuale, portuale oggi non è in grado L'autorità di portuale oggi è gravata da una tal quantità di compiti che non è in grado di dare questo tipo di prestazione in tempi ragionevoli. Allora, quello che noi stiamo cercando di fare, con ritardo di cui io sono colpevole, perché dovremmo essere più veloci, è una convenzione tra autorità di portuale e RFI perché RFI ci aiuti, che è molto più brava di noi a fare quel mestiere a fare anche in porto le diramazioni che arrivano in terra. RFI ha fatto quello che doveva fare, noi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questi puntini rossi e questo, questi due grandi punti rossi sono il raddoppio dell'Andora. Il raddoppio dell'Andorra perché noi mancano, ricordiamoci, 23 km per fare il raddoppio del collegamento Italia-Francia ed è una galleria unica che ha un costo di un miliardo e mezzo. Fece una furibonda lite con il ministro Lupi che diceva che si poteva fare per lotti costruttivi. Io sostenevo di no, purtroppo avevo ragione io perché, essendo una galleria unica, non si può dividere ma deve essere finanziata integralmente. Io penso che in questo momento, dove il terzo valico è stato ormai finanziato integralmente, sia possibile chiedere nella prossima finanziaria di finanziare integralmente il miliardo e 300 milioni per fare il raddoppio finalmente del ponente Ligure. Il terzo valico ha due tipologie di problematiche, dobbiamo essere molto chiari su questo. Il primo è come il terzo valico viene collegato con le stazioni di Brignole, di Principe e con eh, il porto, perché se questo collegamento è insufficiente, allora il beneficio vero del terzo valico non ci sarà. Ma io dico il tema fondamentale, il sogno di tutti noi genovesi da 40 anni, l'idea di andare in 35 minuti a Milano come passeggeri, pensare che questo sia il fatto che cambierà la politica economica, commerciale, immobiliare della nostra città, che consentirà ai milanesi di dire beh, in 35 minuti vale la pena che viva a Genova e non nella nebbia e nella Galaverna e poi alla mattina mi prendo il mio treno e me ne vado a Milano. Beh, sono questi i punti interrogativi. Questo è il più grande punto interrogativo di tutta la partita, a mio giudizio, che è il quadruplicamento da Tortona a Milano. Oggi noi abbiamo due binari, due valichi ai giovi, che finiscono in un binario solo che va a Milano. Se noi avremo tre valichi che finiscono in un binario, secondo me andremo più piano, non più forte. O meglio, se mi trovo davanti a un treno di 750 metri, mi trovo davanti poi ai treni dei pendolari che hanno tutti i diritti di salire in ogni stazione e di andare a lavorare a Milano. Mi spiegate come andiamo veloci su quella linea? Non è possibile. Allora è necessario che lavoriamo per avere quel quadruplicamento che è veramente ancora prima dell'inizio. Cioè, siamo veramente molto in ritardo, è grave che la politica, e non è quella di oggi, ma è la politica che c'è stata, abbia pensato di investire 5 miliardi di euro nel terzo valico, ma non abbia pensato poi all'uscita come far proseguire i nostri treni, sia per il bene dei treni merci, sia per il bene dei treni passeggeri. Lo scalo merci invece di fuori muro è, è un po' più consistente come, come impegno finanziario, costa 25 milioni di euro, dobbiamo realizzare 6 binari... Ma, eh, eh, anche, lì, eh, no, 8 forse. Eh, eh, anche lì comunque eh, la progettazione è un po' più complessa, eh, abbiamo stimato 14 mesi eh, e eh, essendo un lavoro più complesso anche la durata sarà un pochino più lunga, ma direi che tra progettazione e realizzazione degli interventi eh, grosso modo richiederemo 4 anni, ecco. quindi stiamo pensando comunque sempre un intervento che può arrivare al 2022 o i primi. O i primi mh, la prima parte del 2023, ma stiamo in ogni caso in, in, eh, come ordine di grandezza con le disponibilità de, sempre del, del nodo di Genova e soprattutto del terzo valico. Eh, L'altro invece che è la... la, la dopo la, la progettazione o compresa... Sì, sì, dopo la progettazione, diciamo Quindi... che complessivamente due anni e mezzo, se siamo bravi tra, tra progettazione e approvazioni... Eh, e affidamenti, ecco poi c'è anche la parte degli affidamenti ma insomma diciamo in due o tre anni dovremmo avere questo collegamento pronto direi in assoluta eh, coincidenza di appuntamento con l'ultimazione de dei lavori sul nodo che sono traguardati eh, orientativamente tra il 2020 e il 2021 abbiamo bisogno ovviamente dell'uscita dell a Trezzovalico sino a Milano e lì è, è, è un dispiacere vedere che nessuno ha pensato c'è bisogno del quadruplicamento della linea o di qualche, o qualunque altra cosa che consenta ai treni di arrivare veloci a Milano, perché altrimenti io ho visto alcuni progetti che parlano di 2028-2030, invece noi dobbiamo fare in modo che il terzo valico serve e come, senza di quello non possiamo andare avanti, si parla addirittura di ritardi e questa è una notizia che è venuta negli ultimi due giorni e questo non va assolutamente bene, noi dobbiamo lavorare. Soprattutto se si tratta di ritardi burocratici, noi dobbiamo lavorare affinché questi ritardi burocratici non ci siano e anzi dobbiamo fare come hanno fatto gli svizzeri, che sono riusciti a anticipare. Questi sono appunto le clip di alcuni punti delle trasmissioni del 2017 e del 2018. Per dire che insomma, noi comunque continuiamo a ricordare e faremo la storia di tutto quello che sono stati degli impegni presi e delle volte probabilmente non rispettati. Eh, inviterei subito e do il benvenuto alla Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Onorevole Paita, se può accomodarsi al microfono, perché eh, il primo tema di cui parliamo è proprio il raddoppio dell'Andora, che qui in, questo, in questa cartina e mappa che ci ha sempre accompagnato nelle passate puntate, io ho messo in giallo e in verde, ma anche un grande punto interrogativo. Perché? Perché sinceramente a un certo punto sembrava che il miliardo e mezzo per fare questi ultimi 23 chilometri del collegamento tra Italia e Francia fossero eh, stanziati. Poi invece si è visto che non sono stati ancora stanziati. Sembrerebbe adesso, io ho sempre sostenuto che non si poteva fare per lotti costruttivi perché era un importo inferiore ai 2 miliardi, adesso forse si andrà so oltre i 2 miliardi e quindi poi forse si potrà fare per lotti costruttivi. Se l'onorevole e Presidente della Commissione può chiarirci un attimo la posizione e poi inviterò naturalmente l'amministratrice di RFI a dire anche la posizione di RFI. Sì, molto volentieri, anche perché si tratta In di... In Quella uno postazione se gradisce può togliere la mascherina, l'abbiamo la sì. messa lì proprio distanziata. Accetto, a <ride> accetto volentieri l'invito anche perché così si parla meglio. Ehm, dicevo accetto volentieri questo chiarimento perché credo che sia una delle opere più attese per il territorio Ligure e, e anche da molto tempo in una fase progettuale avanzata perché in realtà il progetto fu validato, eh, ero ancora assessore regionale io, quindi diciamo nel mandato 2010-2015. Il costo all'epoca di questo progetto era intorno ai 1500 milioni, se non ricordo male, e ehm, da allora eh, ci fu un tentativo, ricordato anche nel breve video, eh, di ehm, accantonare una piccola cifra eh, per diciamo, dar vita a un'ipotesi di lotto costruttivo, una cifra del tutto inconsistente rispetto ovviamente alle aspettative, durante ehm, il ministero guidato da Lupi e poi successivamente più nulla, anzi questa piccola cifra è stata mi pare durante il governo giallo-verde tolta, sì. tolta eh, ma non lo dico diciamo eh, polemicamente perché effettivamente se non si decideva insomma, di andare avanti sui lotti costruttivi era anche inutile tenerla accantonata lì. E cosa è necessario fare ora da quello che eh, siamo riusciti a capire, che cosa siamo riusciti a fare in più noi? Beh, innanzitutto penso che ci sia un problema di ulteriore affinamento progettuale, questo almeno è quello che ci è stato detto in audizione alla Commissione alla Camera, una cosa del tutto rapida e anche, diciamo, indolore dal punto di vista economico, però che deve essere completata. La cosa che siamo riusciti a fare noi in più è inserire, questo lo dico perché io sono stata protagonista, diciamo, di una discussione politica nella maggioranza giallo-rossa in questo caso, come eh, presidente della Commissione, no perché non la ero ancora, ma come esponente diciamo, della Forza Politica Italia Viva mi hanno chiesto di inserire alcune opere per la Liguria dentro il decreto semplificazione, quindi prevedendo che quelle opere fossero diciamo, in grado di essere attivate con una procedura di semplificazione molto forte per i commissari, esattamente seguendo il modello Genova del sindaco Bucci e quindi ricalcando quei poteri. Eh, e poi che queste opere avessero in qualche modo una priorità nei finanziamenti successivi. Quest'opera, insieme alla Diga Foranea di Genova e insieme al tema della Ponte Remolese, è stata inserita dentro il decreto semplificazione, il cui, la cui procedura molto complicata e anche diciamo, eh, lunga si è completata proprio ieri con la nomina effettiva attraverso di PCM dei. Eh, vari commissari e quello eh, che è stato scelto per eh, la, il raddoppio ferroviario del ponente è l'ingegner Macello che è qui presente tra di noi e che è una persona che conosciamo molto bene per lo straordinario lavoro svolto eh, in tutte le infrastrutture. Cito il valico, diciamo per ovviamente eh, eh, riferirmi a quella più conosciuta nel territorio Ligure. Quindi oggi abbiamo una procedura semplificata, abbiamo la certezza che quell'opera, quando ci saranno i finanziamenti, andrà avanti ad altre, okay? perché così è stato deciso anche con un parere della Commissione Trasporti, di cui siamo stati protagonisti io, Edoardo Rix, insomma tutte le persone che hanno lavorato eh, per questi obiettivi. E, eh, e però diciamo, dobbiamo lavorare perché quel finanziamento venga diciamo, effettivamente consolidato in tempi brevi. Come si può fare? Contrariamente a quello appunto, che è stato detto nel filmato, io penso invece che a questo punto, allora aveva un senso il ragionamento dell'evitare i lotti costruttivi, a questo punto io mi sentirei di dire che i lotti costruttivi forse sono l'unico modo per riuscire a andare avanti con l'opera rendendola diciamo, in qualche modo irreversibile okay? e consentendo dentro i programmi finanziari di, eh, diciamo di RFI di avere un accantonamento anno per anno esattamente come è avvenuto per il valico. Come è per il valico. Se questo è l'iter diciamo, che si sceglierà, secondo me sarà molto più semplice avere. Perché? Perché avere invece il finanziamento dentro il recovery fund Cosa che peraltro noi abbiamo chiesto, diciamo, per anche per questa infrastruttura. È più complesso in quanto, come è noto a tutti, noi dovremmo avere eh, la realizzazione dell'opera entro il 2026 e non è semplice, diciamo. No, sicuramente anche se per se, questa opera non sarebbe possibile. Anche Comunque... se, diciamo, è mortificante pensare Do... che il nostro paese non sia in grado di realizzare un tunnel con quelle caratteristiche in così pochi anni. Però queste sono, diciamo. Eh, come dire, le esperienze che abbiamo visto sul campo, e quindi Io è giusto anche fare Ringrazio con la, la, la Presidente, quindi da, di questo eh, prima eh, chiarimento, e quindi dovremo però aspettare ancora per poter parlare veramente di una sì, eh, partenza. La progettazione c'è, quindi. se è giusto dire eh, che si sono fatti dei notevoli passi, dei avanti passi avanti, che ora possono consentire la realizzazione. Grazie, grazie Presidente. Vuole aggiungere qualcosa, eh, e... F... Sì, grazie. Io eh, aggiungerei. Eh, diciamo in accompagnamento a quello che ha detto la Presidente, che effettivamente sotto profilo tecnico eh, i passaggi istituzionali sono sempre stati appoggiati appunto da una visione tecnica che poi ha portato a queste decisioni. Quindi, noi eh, abbiamo ritenuto eh, che fosse importante commissariarla e quindi po che potesse accedere quando pronta finanziariamente a quei meccanismi semplificati che eh, adesso stanno diventando operativi comunque la figura del commissario sarà utile anche in questa fase in cui la progettazione è in fase di affinamento e poi comunque avrà le sue fasi eh, approvative, ehm, effettivamente diventa solo un tema finanziario. Eh, sarà interessante coniugare la norma dei lotti costruttivi con la norma delle del decreto semplificazioni di opere commissariate. Questo connubio è un connubio che forse potrà trovare proprio in quest'opera il primo caso, eh, perché lo, la norma dell'ottico lotti costruttivi viene percepita come una norma eh, collegata alle opere dell'ex legge obiettivo e quindi assolutamente non attuale nella modalità, eh, nella modalità eh, di gestione del processo approvativo. Quindi sarà interessante, forse si, si, si dovrà proprio eh, lavorare eh, con questa modalità nuova. Diciamo che quindi mettiamo un altro punto interrogativo in aggiunta ad Andorra perché mi sembra che i tempi siano ancora un po' lunghi per capire quando partiremo veramente con i lavori. Però c'è un iter che almeno ha iniziato ad essere un po' diverso. Io prima di passare la parola all'amministratrice delegata Vera Fiorani che ci farà una illustrazione della situazione di come stanno andando avanti le cose di RFI, Ricordo quali sono i vari punti molto molto velocemente, abbiamo già visto le clip del 17-18. Primo punto, la Genova-Roma lentissima. 3 ore 50, e 50 è già grazie che riusciamo a farlo, un po' di merito eh, ce lo ebbe io, il eh, Presidente Toti, eh, ma eh, sono veramente tanti 3 ore e 50, il problema è molto il nodo di Firenze, il problema è la lentezza della linea da Genova fino alla Spezia, il problema è dalla costa fino a Firenze, specialmente in determinati orari dove è piena di treni di pendolari e però c'è bisogno di una risposta non possiamo andare a Roma in macchina autostrade praticamente bloccate non possiamo andare a Roma in aereo l'amministratrice di RFI ha dovuto arrivare ieri da Roma per poter essere oggi al nostro convegno, non possiamo andarci velocemente in treno perché minimo ci vogliono 3 ore e 54 ore e anche sugli orari insomma non siamo messi eh, molto bene quindi la barca a vela, qui, la barca a vela ecco, eh, per la vacanza a Civitavecchia può, può andare bene L'altra situazione molto complicata eh, su cui aspettiamo veramente un chiarimento da parte della dottoressa Fiorani è tutto il nodo di Genova. Il nodo di Genova dove poi anche il sindaco Bucci ci dirà qual è la sua posizione. Uno dei temi fondamentali che stanno riempendo di traffico la città, oltre alle problematiche d'autostrada, è ancora la mancanza dei binari che arrivano nel porto di San Pier d'Arena e il suo collegamento con il Campasso. Il Campasso doveva essere forse già pronto, invece sappiamo che eh, inizieranno fra breve i lavori eh, al Campasso. Il terzo valico, io mh, sinceramente sono completamente contrario alla festa per eh, essere arrivati al 50%, io la penso come il sindaco Bucci, se mi fai la festa perché sono arrivato al 50% con un anno di anticipo, sono contento, se mi fai la festa perché fatto, sono arrivato forse con un anno di ritardo, non c'è niente da festeggiare, se, tanto più... Nello stato d'animo e umore che sono i genovesi e i liguri con la loro situazione dei trasporti. Ma l'appunto fondamentale per me resta il quadruplicamento della Tortona Milano, di cui non si parla ancora. Io dal 2015, prima come senatore, poi nella commissione. Trasporti, poi dopo come editore ho sempre continuato a picchiare su questo tema perché senza questo gli illusi pensano che andiamo con 35 minuti a Milano. Ma dobbiamo dirgli che non è vero, semmai saremo più lenti perché tre valichi finiranno su un unico binario e in determinati orari, quelli importanti per chi vuole andare a lavorare a Milano e vivere a Genova, si troveranno davanti tutti i treni di pendolari che da Tortona andranno a Milano a 60 all'ora facendo tutte le fermate e quindi. Non sarà possibile assolutamente passarvi sopra con un treno non veloce, a media velocità. Poi abbiamo ancora una situazione di blocco sulle stazioni eh, dell'aeroporto, dove non si è mosso ancora praticamente nulla. Mi pare, sulla stazione dell'aeroporto e sulla stazione di Sestri Ponente, ci sono sempre anche lì container dove dovrebbero eh, invece iniziare i lavori di questa stazione. Una nota positiva. È quella di PSA Voltri dove il raddoppio dei binari finalmente è partito e quindi eh, c'è un binario entrato e un binario in uscita. Metto il giallo qui perché va ancora buttato giù il cavalcavia che consentirà di allungare i binari e consentirà quindi ai treni da 750 metri poi di utilizzare il terzo valico quando sarà pronto. Il Porto di Vado, e saluto eh, Rino Canavese che eh, entra nel board dell'autorità di sistema portuale in rappresentanza proprio di Savona. Eh, tutti i collegamenti del Porto di Vado via Ferrovia sono altrettanto importanti. Di Andorra ne abbiamo parlato, qui mi fermo e lascio quindi la parola per la presentazione all'amministratrice Vera Fiorani. Grazie. Grazie, molte grazie e buongiorno a tutti. Beh, sono contenta che a me, almeno rispetto al mio predecessore, mi ha dato una sedia. Ho visto che, <ride> diciamo, questa cartina già esisteva a suo tempo. Allora, io abbiamo, abbiamo cominciato questa, questa trasmissione con le cose che non abbiamo fatto, le cose che mancano. Io avevo diciamo, idea di focalizzare un momento quello che abbiamo e quello che stiamo facendo. Eh, senza sottrarmi poi a quello che ancora manca da fare, che è sicuramente, è sicuramente importante, sulle sul quale speriamo di poter dare una visione di come dovrebbero andare le cose. Eh, però abbiamo anche molto che, che noi stiamo realizzando. Io eh, intanto volevo così focalizzare, parliamo di una regione che ha circa 500 km di linee ferroviarie, questa è la dotazione di cui parliamo, uh, poco meno di 500 km. In realtà lo stato attuale è un'infrastruttura uh, tecnologicamente avanzata, uh, quasi completamente elettrificata, quindi parliamo di un'infrastruttura che ha, diciamo evidentemente noi gestiamo quella nazionale e quindi uh, siamo in grado di cogliere la, uh, la differenza con altri. Abbiamo 103 stazioni che gestiamo all'interno di questa infrastruttura che vedete a questa forma dal punto di vista ferroviario sono le linee rosse, ha una forma che segue il perimetro e taglia a metà diciamo, la regione nei collegamenti che vanno verso Torino e verso Milano, il famoso eh, valico, valico de Giovi. Um, Cosa facciamo oggi su questa infrastruttura? Quanti servizi noi diamo su questa infrastruttura? Quindi, come è organizzata eh, la, la gestione del traffico ferroviario nelle sue diverse, eh, delle diverse connotazioni? Ecco, vedete che noi eh, diciamo, corrono su questa rete 473 treni al giorno, quindi ogni giorno. Eh, vedete anche come eh, la parte del TPL, tra l'altro gestita eh, naturalmente eh, dalla parte del TPL, fa la parte da, del leone, è come sempre in tutta Italia. Mm, vedete le frequenze eh, con cui le diverse relazioni che sono state schematizzate in questo grafico che spero veda anche il pubblico da casa. Eh, evidenzia in maniera schematica dove si collocano i treni e eh, in quali relazioni. Eh, vedete nel trasporto pubblico locale abbiamo frequenze che vanno dai 30 minuti ai 120 minuti, quindi in alcuni, ed abbiamo anche ritenuto di eh, offrire i, i dati della puntualità di questi treni regionali. La puntualità è entro i 5 minuti e come vedete... Alcuni degli elementi che sono già emersi da questa discussione, ma tutti noti: eh, noi abbiamo uh, percentuali di puntualità medio-alte ed abbiamo diciamo, la, la, la maglia nera, e proprio la relazione Milano-Genova che raggiunge. Sono dati del 2019, perché evidentemente il 2020 è un anno molto particolare, sarebbe stato a nostro favore <ride> mettere i dati del 2020, perché i treni sono stati sicuramente molto meno. Eh, però appunto la maglia nera la, 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 la porta eh, col, 70, col 70, scusate, 5,3% proprio la relazione Milano-Genova. Eh, vedete come invece la lunga percorrenza nella sezione in basso, quindi, quelle sono le relazioni e il tipo di relazioni quindi, che abbiamo, la V, il Basic e l'Intercity nelle relazioni eh, ultra-regionali. Interessante. E osservare anche che della, um, dei 473 treni, uh, effettivamente che quindi hanno un'origine o una destinazione in Liguria, le regioni con cui scambiano o l'origine o la destinazione sono il Piemonte per il 30% come ovvio, la Lombardia per il 3%, l'Emilia Romagna per il 5% la Toscana per l'11%. Quindi sono le destinazioni o le origini, vengono ovviamente presi una volta sola del trasporto dei 473 treni al giorno. E, e dal grafico eh, si diciamo, comprende ehm, dove si eh, concentra la grande quantità di traffico eh, e quindi perché noi abbiamo necessità di eh, impostare dei progetti di investimento che ci consentano di regolare con maggiore efficacia dal punto di vista del servizio. Il, eh, il, trasporto, il trasporto il trasporto viaggiatori eh, vedete quel diciamo nella gestione del, 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 del traffico ferroviario noi eh, eseguiamo una del progettare anche ciò che viene fatto eseguiamo una, una Distinzione concettuale è rappresentata da quel piccolo grafico in alto a destra per cui effettivamente all'interno del nodo in senso stretto noi lavoriamo anche con le attività di investimento per garantire frequenze. Al di fuori di 60 km nell'area metropolitana noi, noi lavoriamo per garantire velocità. Questo è un dato progettuale nel quale noi diciamo con cui noi impostiamo il modo nel quale fare gli sviluppi. Eh, per non dimenticare le merci che in Liguria sono evidentemente un fattore importantissimo, nella slide dopo potete eh, diciamo, vedere come ehm, queste sono... Dunque noi abbiamo eh, ben sette imprese ferroviarie eh, che operano eh, eseguendo traffico merci. Eh, la Liguria copre il 12% dei treni merci che sono circolati su tutta l'infrastruttura ferroviaria nazionale. Vedete che... Eh, una parte sono interne A Liguria, ma una grossa parte sono uh, al di fuori, di, e, e hanno come destinazione un'altra regione italiana, e altri ovviamente vanno all'estero. Vedete il traffico nei valichi? È importante diciamo, capire questo servizio merci, come si muove rispetto ai valichi alpini, che sono quelli naturalmente che rappresentano il punto di passaggio verso l'Europa, e poi naturalmente molto velocemente. Quali sono gli impianti merci di riferimento che si abbiano appunto, diciamo, collegati a, a, appunto a, a porti? O diciamo, eh, abbiamo inserito anche Rivalta Rivaltascria che, pur trovandosi eh, in Piemonte, in realtà funziona come punto di, eh, diciamo, di, mh, di snodo dei traffici eh, invece dalla Liguria, dai porti della Liguria. Eh, questo, è il livello di servizio che oggi noi eh, abbiamo e sul quale, e quindi è la fotografia di come funziona il servizio ferroviario eh, nella Liguria, di cosa è fatto, di che, che caratteristiche sintetiche ha, e sul quale noi stiamo intervenendo con un piano di investimenti per sviluppare eh, e migliorare i servizi, eh, i servizi di trasporto. E noi abbiamo in, 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 in corpo, cioè in lavorazione, 13 miliardi, quasi, 13 miliardi e 4 quasi, di investimenti eh, su questa infrastruttura ferroviaria. Eh, non tutti, 13 miliardi e 4 significa, vedete sotto con molta chiarezza la parte che è finanziata, che però è la stragrande maggioranza, quasi 10 miliardi sono finanziati ed operativi, altri 3 miliardi e mezzo sono invece investimenti sui quali stiamo, come è già emesso in parte, curando la progettazione, quindi sono un portafoglio, progetti su cui noi stiamo lavorando, poi non tutto ha le risorse finanziarie per essere... Eh, messo in cantiere ma su tutti eh, lavoriamo dal punto di vista eh, della progettazione. Eh, cosa, eh, diciamo, cosa mi interessa in questa fase e con questo diciamo, concluderei eh, questo filone, questa serie di investimenti eh, che possiamo vedere sinteticamente ma poi ne parleremo immagino nel dettaglio li vedete articolati su tutto eh, diciamo, l'asse, ivi compresi quelli che ricadono completamente nella regione Lombardia, ma che in realtà fungono, eh, hanno una funzione di facilitazione del, dei flussi di traffico, ovviamente provenienti dalla Liguria, faccio il caso del milano rogoreto pavia ehm, In realtà eh, la cosa che mi interessava diciamo, sono investimenti che porteranno, convergeranno tutti, verso un anno molto specifico in cui eh, l'assetto Ligure cambierà in maniera importante e questo, è, e questo anno è il 2024, è il 2024 che nella successiva slide si capisce che il cuore del nodo di Genova eh, di, verrà attivato in tutta la parte, ecco qui eh, questa è una diciamo, slide chiave, eh, tutti gli investimenti del nodo di Genova, eh, sa, perché dico 2024? Vedete che alcune cose si attivano anche prima del 2024, ma il 2024 è l'anno in cui tutti gli investimenti del nodo di Genova vanno a sistema e da questo momento, e, e con date, con tempi di attivazione sostanzialmente convergenti, qui troviamo anche il terzo valico che come vedete anche sabato, venerdì è stato detto 2024, ci tengo a farvi vedere che le gallerie finiscono ben prima. Gallerie Armamento a marzo 2023 ve la leggo io perché è, diciamo, è, è diciamo, di poca, eh, poca fruibilità. No? Allora, le, le gallerie a marzo 2023 saranno concluse. Poi bisogna metterci sopra l'armamento e le tecnologie ed arriviamo a marzo 2024. Da quel momento in poi abbiamo Tutta la fase autorizzativa della galleria. Quindi la gestione del presercizio, la gestione della, della, del processo di Amis, cosiddetta, la messa in esercizio con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, cioè noi non lavoriamo più da marzo 2024, eseguiamo il completamento di un processo autorizzativo che consenta la messa in esercizio dell'infrastruttura. Ed è proprio su questo. Sarai il primo. Ah beh, diciamo, eh, allora sindaco, è proprio questo lo spazio sul quale noi lavoriamo eh, per comprimere i tempi della messa in esercizio. Non è uno spazio che dipende unicamente da noi, perché dipende, diciamo, eh, data la, la, la particolarità e la complessità dell'opera, l'Agenzia Nazionale ha le sue eh, procedure, i suoi tempi, i suoi modi no, di leggere, eh, ed è proprio su quello che noi, che noi cercheremo di, certamente di lavorare. Eh, no, scusa, eh, allora diciamo ad, poi torneremo in margine ai dettagli delle opere. Cosa mi interessava diciamo, mettere ulteriormente a fuoco il fatto che dal 2024 le possibilità di miglioramento dei servizi sono decisamente importanti. Vedete come eh, nel nodo eh, il trasporto regionale può arrivare ad aumentare fino a 80 treni al giorno eh, per effetto della messa in funzione di tutti gli interventi. Qui abbiamo il Presidente la regione che saluto, che non ho avuto modo di salutare prima, eh, noi abbiamo un accordo quadro, come sa, in, in discussione proprio in questi giorni, nel 2022 sarà diciamo, da redigere il nuovo accordo quadro eh, per la capacità che evidentemente potrà tener conto dello scenario eh, 2024, che si attiverà dal 2024. Eh, negli itinerari di lunga percorrenza e quindi eh, abbiamo altri 20 treni al giorno, che quindi relazioni dal punto di vista della, eh, della capacità, perché evidentemente rete mette a disposizione capacità, i servizi poi ovviamente vengono montati dalle imprese ferroviarie e ehm, il, settore, eh, 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 il settore della scusate, eh, 80 treni merci eh, eh, viaggio, non la vedo. Scusi perché lei mi... mi, mi eh, poco poco più avanti se ci riesce. Ok, eh, le merci, volevo dire, sono 83 al giorno, i eh, 43% in più dei regionali e poi 23 anni al giorno in più sulla media lunga percorrenza. Cioè, questo è l'offerta di servizi possibile eh, a partire dal 2024, quando tutte le infrastrutture... Ora, avete visto nella slide precedente, è eh, corsa veloce, non tutto, qualcosa entra in funzione prima del 2024, nel 2023, ma... Quello, il senso di quello che io volevo dare è come tutto il meccanismo converge in un momento nel quale una serie di investimenti, quindi non un solo investimento, ma una serie di investimenti del nodo che qui potete vedere, fanno sinergia e raggiungono contemporaneamente un obiettivo comune, eh, correlato, complementare e coerente e questo avviene al, nel 2024. Per non dimenticarci le merci, perché non bisogna mai, chiedo se può andare avanti di due slide, sul settore merci cosa, come siamo messi, da, allora scusate, eh, ecco il famoso collegamento di cui si parla tanto, cerchiamo di non sottrarci, questa 2024 consentirà, allora questa ora, 35 minuti, 40 minuti, eh, noi la stiamo progettando questa possibilità di traccia, quindi nel 2024 la media lunga percorrenza eh, dovrebbe, diciamo, convergere verso il triangolo di un'ora da Genova, verso Torino e verso Milano. Eh, questo tipo di... Um, è, è da Milano verso Torino, quindi è un triangolo di un'ora. L'ora è un, un valore simbolico, in realtà noi la stiamo progettando queste tracce per capire se effettivamente eh, saranno senza Tortona Voghera, di cui ovviamente parliamo. Eh, parleremo, eh, lei ha già anticipato eh, l'utilità. Per andare al di sotto di quest'ora, però è necessario sapere che al 2024, diciamo, eh, ci sarà un servizio, eh, il servizio potrà funzionare in questi termini. Mi perno eh, eh. solo una cosa: perché il terzo anno conteranno, realtà... conteranno molto gli orari, nel senso che eh, se tu in sì, un'ora sì. alle dieci e mezza del mattino, no, 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 no. sinceramente ci interessa poco, ci serve alle 7 sì. e alle 7 io esprimo dei dubbi che con i pendolari che vanno da Tortone a Milano, riusciremo a stare nel loro, sotto loro. Diciamo, queste quest ipotesi, no, naturalmente non ve li mettiamo a, alle 12 del pomeriggio, non è questo, diciamo, il, per questo dico la dobbiamo progettare, perché evidentemente, è, insieme all'incremento del trasporto regionale, è chiaro che bisognerà valutare, la, è uno dei lavori più complicati, ma è proprio quello che tocca a, al gestore, e tocca alle imprese ferroviarie perché evidentemente orari, tempi, fermate, perché anche, sono qui, vengono, vengono strutturate dalle Certamente. imprese ferroviarie e con loro, eh, diciamo, quindi la valutazione di questi elementi fa parte di una, di una dialettica mh, che deve essere, ancora, che ancora non, è stata, non è stata, quello di cui io vi parlo è la capacità tecnica di fare questa offerta. Per finire le merci... E mi rivolgo diciamo, al lato sinistro de della sala e naturalmente vedete gli elementi prestazionali che per voi sono i più rilevanti. Anche qui nel abbiamo dei grossi passaggi al 2021, quindi i colori evidenziano uh, i tre elementi prestazionali più importanti. facciamo Il peso assiale il più facile, siamo già sostanzialmente a posto. Quindi non avete vincoli, non avete limiti tecnici per far uh, diciamo, lavorare i treni sulle categorie di peso assiale più con più alta prestazione, invece sulle sagome abbiamo un programma che come vedete lascerà fuori oltre il 2024 solamente il viola, tutto il resto sa sarà adeguato alla, alla sagoma che serve eh, la gabare C o diciamo la sagoma PC80 come uno la vuole chiamare e poi abbiamo le prestazioni del modulo, stesso colore. Chiedo scusa, non possiamo parlare dalla sala perché gli utenti da casa okay. non sentono proprio l'audio. Ehm. Quindi questo è lo spaccato, diciamo, e eh, la prestazione del, del modulo invece sarà tut, tutta l'assa che va verso Luino e, diciamo, e sarà completamente adeguato. La parte invece eh, orizzontale sarà oltre il 2024. Torniamo poi comunque su ogni tema, eh, sia quello merci... Io comunque eh. mi sono fatta supportare dall'ingegner Macello, eh, perché Quindi. io lo sapevo che <ride> chiedevate molti... Va bene così, io noi siamo... Invece. Io però ho, avevo, diciamo... Necessità di dirvi che il 2024 è un anno nel quale effettivamente eh, cambia molto l'assetto eh, della, della, della regione, direi, al di là delle cose che mancano, che, di cui parliamo senz'altro, cambia molto e ci dobbiamo anche lavorare insieme perché non, eh, cogliere la capacità che noi creiamo con questi investimenti non sta solamente a noi, sta a un insieme di soggetti che eh, anche, diciamo, in primis la regione, ma le imprese ferroviarie, quindi, a un insieme di a, a, imprese ferroviarie merci comprese, ai gestori dei porti cioè tutti coloro che adesso il compito non è solo farle le cose ma è anche capitalizzarle, fare in modo che queste producano gli effetti migliori e maggiori che noi desideriamo cioè non portare un investimento a produrre i migliori effetti per cui è stato concepito sarebbe eh, eh, è comunque un lavoro che dobbiamo fare e sarebbe ovviamente l'auspicio a eh, io lancio, lancio, lancio qui e magari fra un anno verrò a parlarne. Non è un percorso grazie banale. Grazie all'amministratrice Vera Fiorani, che è solo tre mesi che è amministratrice sì, sì. di RFI, però per fortuna eh, molti anni, sono molti, molti anni sì, sì. Che, che, che è in RFI, quindi è una persona tecnica che conosce molto bene e che quindi potrà ascoltare le richieste. Io inviterei per primo a parlare al sindaco Bucci. Eh, perché so per certo che potrà dare un grosso contributo a una lettura della situazione. Sì, così se, se hai piacere puoi anche toglierti la mascherina da quella postazione. Bene, innanzitutto buongiorno e benvenuta a Genova. Grazie. Siamo contenti che lei sia qui. Eh, io in spirito veramente costruttivo eh, le dico quello che potrebbe pensare un comune cittadino per il quale avere, poter arrivare a Milano in meno di un'ora è una cosa assolutamente indispensabile, non solo per la possibilità di andare a lavorare a Milano, non solo per il fatto che con lo smart work abbiamo visto molte persone della pianura che vengono a vivere qui da noi e ne siamo molto contenti, proprio perché abbiamo un discorso di città diffusa, non solo perché lei ha detto molto chiaramente, mi ha fatto molto piacere vedere Genova Torino-Milano, Torino, ecco, questa è la città metropolitana che noi vogliamo. Questa è in America dove vivevo io, vi assicuro che da un limite di una città all'altra c'erano 158 chilometri, tra Genova e Milano ce n'è 133, tanto per dire, potremmo avere veramente una grande città metropolitana. Quindi non solo per questi motivi, ma anche perché <coughs> ritengo che <coughs> abbiamo parlato prima di qual è il nuovo modo con cui vogliamo fare le cose e allora ci sono parecchi punti secondo me che offrono opportunità per fare le cose in un modo nuovo. Mi spiego, cominciamo a dire che se vogliamo che il 24 sia un anno di cambiamento, cosa che mi piace moltissimo, è veramente una bella proposizione. Beh, intanto dobbiamo aprire il terzo valico prima di dicembre 24, altrimenti diventa il 25 l'anno di cambiamento se lo apriamo a dicembre, così piccola notazione, però chi fa project planning queste cose le deve capire, Noi io le... <coughs> bisogna vederle, ok? Eh, se si vuole fare il 24, bisogna aprire a gennaio 24. Per aprire a gennaio 24, cosa che secondo me è possibile. Bisogna fare un lavoro in parallelo tra chi costruisce, perché i metri o i chilometri di gallerie anno per anno alla fine diminuiscono anziché aumentare. Io invece li farei aumentare ogni anno, quindi lì c'è da fare del lavoro. Ma soprattutto i nove mesi di, di certificazione mi sembrano veramente un vecchio modo di pensare. Non possiamo oggi noi pensare, permetterci di avere nove mesi per garantire se si può passare col treno o no. Scusi se lo dico in maniera così banale, però... Una volta si faceva così, ben venga, oggi dobbiamo lavorare in un modo diverso, completamente diverso. Finisco questa parte del terzo valico con il discorso del Pavia-Rogoredo. Ora, detto sinceramente, a me non preoccupa tanto il Tortona-Voghera perché so che si sta facendo qualcosa lì, a me preoccupa molto il Pavia-Rogoredo, è lì dove il treno si ferma tutti i singoli giorni. Allora, quel quadrupiegamento lì va accelerato. Ho visto che c'è lo stanziamento, questo mi fa piacere, so che c'è il progetto in corso, quello va accelerato. È una delle priorità. Bisogna cambiare le priorità e far sì che questo avvenga. Quello ci darà la possibilità veramente di andare su in meno di un'ora. Eh, per quanto riguarda la parte merci, eh, sono confidente che eh, quello che ha fatto vedere lei possa andare avanti. Sottolineo il discorso del Campasso che ha preoccupato molto la nostra città, anche perché la linea passa in mezzo alle case, e vedere, insomma, c'è già, già molto rumore tra la gente, come voi sapete, che insomma, non vuole vedere tutti questi treni che gli passano sotto casa, hanno paura, no? hanno paura per il rumore e per tante altre cose, quindi o la copriamo completamente, quindi bisogna fare un progetto in cui viene coperto completamente, anche il tratto fuori, oppure pensiamo al campasso magari diverso, ci sono delle proposte per fare, l'ingegnere Macello lo sa, sotto il diciamo, a ponente del campasso c'è un'altra area molto larga che, che eh, in realtà comunica col porto senza dover passare dalla galleria e dal campasso. Su quella potrebbe essere un'altra soluzione, però ne parleremo poi. Cioè c'è da rivedere qualcosa in quel progetto lì, perché ora come ora la città lo vede abbastanza problematico. <coughs> Io ho fatto l'esplosione del ponte con l'amianto, quindi voglio dire sulle cose problematiche. <ride> diciamo, sempre mi sono tirato sulle maniche per andare avanti. Qui secondo me abbiamo la possibilità veramente di fare una cosa ben fatta e quindi bisogna che ci parliamo. Per quanto riguarda il nodo ferroviario, assolutamente bisogna spingere, spingere, spingere perché avere la possibilità di eh, usare la linea diciamo, corrente per una metropolitana di superficie tra Voltri e il centro fa cambiare la vita ai cittadini. È veramente un cambio. Se il 24 è l'anno del cambio, io vorrei che per il 24 ci fosse veramente questa linea metropolitana tra eh, Voltri e... Principe che ci consente veramente di dare a tutti la possibilità di non andare sull'autobus, anche se è elettrico ed è un grande vantaggio. Um, volevo parlare del treno per Roma. E tre ore e tre quarti, tre ore e mezzo va tutto bene, cioè non va bene, però, insomma è stato un grande passo avanti. Quello, ringrazio per il fatto che l'abbiate fatto. Molti pensano, sottoscritto compreso, che magari andare a Piacenza e prendere il treno veloce che da Milano giù a Roma forse conviene, perché no? Perché non possiamo investigare anche questa soluzione? Eh? Con un treno preciso che da Genova va a Piacenza e da Piacenza prende il Milano-Roma. Sono tutte cose che... Perché Genova ha bisogno, non è possibile che noi non abbiamo un treno che arrivi a Roma e ritorno. Eh, basterebbe una, una mattina e una sera, non è che ce ne vuole tanto. Eh. Ma questi qui noi, noi li riempiamo, perché io le assicuro che i genovesi vogliono andare a Roma e eh. vogliono tornare da Roma in giornata. E adesso c'è anche poca concorrenza degli aerei, quindi e costi e, e così via. Poi un giorno quando ho fatto questa discussione mi hanno detto, eh ma il treno deve essere a mercato. Cioè la storia è che deve essere profittevole, no? Ma io vorrei sapere quanti sono i treni profittevoli in Italia, cioè parliamoci chiaro. Uh, e se dobbiamo per forza rimetterci, se non è a mercato, voglio dire noi siamo qui apposta per dare servizi ai cittadini, perché i cittadini pagano le tasse, cioè, il discorso del mercato va quantificato con quello che realmente paga il cittadino. Se, i se uno in Italia paga il 48% di tasse, eh, eh, magari si può permettere di avere anche un trasporto pubblico eh, di un certo tipo, ma non voglio fare un discorso politico qui, eh. voglio solo vedere, affrontare il discorso del mercato, cosa vuol dire avere un treno a mercato o no. Perché in genere è la giustificazione che ci dicono quando ci dicono che non possiamo andare. E qui l'ultimo punto che dico è la interregionalità. Lei ha detto benissimo: 13 miliardi sulla regione Liguria. Sono il primo a dire che sono super felice di questo. Di 13, la regione Liguria, però, ha bisogno anche di miliardi in altre regioni, le quali altre regioni hanno le loro priorità. Fossi io il presidente della regione Lombardia e ho i cittadini di Pavia che vogliono arrivare a Genova a lavorare ah, scusi, a Milano tutte le mattine eh? forse mi preoccupo prima di loro che non dei genovesi come giustamente fanno a Firenze, stesso identico discorso. E allora qui ci vuole qualcuno che pensi in maniera interregionale, altrimenti non usciamo da sta storia. Noi che vogliamo andare in altre regioni saremo sempre seconda priorità e questo non va bene. Quindi ci vuole un discorso interregionale sulla macro regione. E i collegamenti a Roma per tutte le parti d'Italia, secondo me, dovrebbero essere prioritizzati. In ogni caso, cioè, bisognerebbe dare a ciascuna regione la possibilità di andare a Roma. Come gli antichi romani dicevano, vero? tutte le vie portano a Roma. Grazie. Posso... Prego, prego. Sindaco, la ringrazio. Eh, io ho so, diciamo, qualche annotazione rispetto a quello che lei eh, eh, diciamo, ci, ha, ci ha fatto rilevare. Cominciamo dall'ultimo. Cos'è un treno a mercato? Posso dirle per certo che questa eh, connotazione per effetto del Covid è radicalmente cambiata, quindi cosa oggi è un treno a mercato credo sia eh, una scoperta che si farà nei prossimi mesi, eh, se non nei prossimi anni, perché ciò che prima era a mercato oggi non è più ehm, erogabile, non è più organizzabile, no? quindi probabilmente i treni per, per Genova da Roma a Genova, che forse prima non erano a mercato, oggi con i distanziamenti, con quegli obblighi no? del, del, um, di viaggiare che sono imposti a tutti i treni, compresi quelli a mercato, possono trasformare un treno che non era a mercato in un treno a mercato esattamente come gli altri. Um, quindi è un tema sicuramente interessante sulla, e quindi che va tutto riletto, ecco, quindi può cambiare in maniera sostanziale eh, eh, la situazione... Eh, come si, di cos'è cos il mercato. Dal punto di vista del rapporto invece regionale o con le regioni di riferimento, nel caso della eh, Pavia Rogoredo, condivido, noi stiamo lavorando sul primo pezzo più vicino al nodo di Milano, la regione Lombardia è interessata allo sbottigliamento del nodo di Milano, quindi trovare le chiavi che, che avvenga perché il progetto facilita... Eh, facilita il, il servizio fra, e Gen fra Genova e Milano, ma al tempo stesso fluidifica il nodo di Milano, che comunque è il problema, eh, problema dell'infrastruttura del nord Italia, è il nodo di Milano, nel senso che rappresenta una delle infrastrutture più delicate, quindi qualunque intervento, quindi siamo no, noi troviamo le chiavi per rappresentare anche a beneficio di quelle regioni che eh, non sarebbe, sembrerebbero non le prime interessate, in realtà noi in questo siamo sicuramente di supporto, troviamo le chiavi per spiegare l'utilità nel caso di specie e il, il nodo di Milano, diciamo, rend, alleggerire, facilitare la modalità con la quale si accede e si esce, perché lei lo legge nell'accesso ma lo deve anche leggere nell'uscita. Il nodo di Milano rappresenta un elemento che sicuramente, eh, diciamo, interessa anche, la, con cui si può dialogare con la regione, con la regione Lombardia. Campasso, solo due parole, eh, Facciamo tutti i ragionamenti comuni su questo uh, rete, ma io diciamo di certo uh, ritengo che sia insomma, creare dei tavoli di, diciamo, in cui ci si confronta sulle soluzioni uh, è fondamentale, però dobbiamo essere veloci, perché se io le dico che chiudiamo nel 2024 quell'intervento e impiego a ridefinire degli elementi progettuali importanti mesi e mesi, poi io quella data non riesco, non riesco a rispettarla. Ve lo dico perché per noi è... Importante confrontarsi, ma vi chiediamo, e in questo voi avete un ruolo sicuramente fondamentale, che questo confronto possa avvenire in un tempo che non, ci, non mi porti qui l'anno prossimo a dire che un passo 2024 non ce la facciamo. Ecco, questa è la preghiera alla quale aggiungo un altro elemento che ci tenevo diciamo, di sistema a rappresentare. Questi investimenti, questa grande quantità di investimenti che nel 2024 concluderemo eh, portano grandi soggezioni. Al funzionamento dei servizi attuali, di cui siamo consapevoli, disturbiamo la collettività e questo è un altro elemento che va chiarito quando vogliamo continuare a mettere carne al fuoco di nuove ulteriori opere. Siamo nodo in Noto Genova studiare la modalità con la quale tutte quelle opere potessero essere contemporaneamente gestite per le aree necessarie ai cantieri, per le interruzioni dei treni dei 473 treni di cui parliamo nei momenti in cui i cantieri stanno lavorando e quindi bisogna interrompere la circolazione, è stata un'opera di ingegneria altro che il, il terzo valico dei giovi, di equilibrismi complessissimi, complessi, è sicuro complessi, i più complessi d'Italia. Verona sta arrivando a quel livello fra poco. Cioè la progettazione di interventi di Genova è stata una delle cose proprio perché si concentrano un numero molto rilevante di investimenti. Quindi noi creiamo disturbo alla, alla normale vita quotidiana dei cittadini perché eh, creiamo quelle che noi chiamiamo le soggezioni all'esercizio. Su questo diamo massima apertura a, a, a confrontarci per trovare soluzioni, eh, le migliori soluzioni sostitutive o, o anche diciamo, di cantierizzazione che facilitino. La vita dei viaggiatori l'abbiamo fatto sulla Bologna Prato, dove ecco, realizzare un, una galleria uh, è stata una cosa, credo che chi lavora sulle merce, complessissima, perché abbiamo uh, dovuto chiudere per tre anni la galleria, un anno sì, un anno no, voi vi rendete conto, fra Bologna e Prato, per dire che fare tanti investimenti provoca tanto disturbo anche, quindi dobbiamo provare a non, come dire, io le dico sinceramente, vorrei portare a terra quello che abbiamo, è tantissimo, e solo verso la fine di questo periodo ragionare subito su cosa mettere in cantiere di cose nuove. Questo è, altrimenti rischiamo di perdere l'obiettivo principale che secondo me è molto rilevante. Chiederei di intervenire il Presidente Toti, che come Presidente della Regione... anche perché poi vi devo lasciare per andare a inaugurare un altro hub vaccinale, che se non facciamo i vaccini sì. temo che tutti i treni di cui parliamo resteranno vuoti ancora per un lungo periodo eh, di tempo e non è la cosa che vogliamo. Anzi, è bello fare questo, questa mattina qua di confronto alla vigilia lunedì prima di una riapertura che ha voluto il Presidente Draghi di questo Paese. Credo che sia un atto di eh, coraggio che tanta parte dell'opinione pubblica si aspettava da questo governo, un cambio di passo che francamente anche come Regione ci aspettavamo. Io vorrei usare questo momento organizzato da Maurizio che ringrazio perché da sempre si è preso il ruolo diciamo, di stimolo e cane da guardia di una serie di investimenti che questa regione aspetta da molto tempo e per ringraziare ovviamente il nuovo amministratore delegato di RFI per essere qua oggi che è un segno di attenzione per una regione. Che credo abbia nel passato sofferto davvero tanto dal punto di vista eh, delle infrastrutture, eh, un po' come si dice, un po' per colpa dell'uomo. Sappiamo che il nostro è un paese complicato, è inutile che ce lo ridiciamo tutte le volte. E i commissari, tutta una serie di attività legislative, anche di questi ultimi mesi, forse hanno colto il, il problema e cercano. Eh, di risolverlo, il nostro è anche un territorio che è complicato in sé e contiene, e contiene come si dice, un'antinomia che ci ha regalato la storia. Che è un luogo così complesso morfologicamente, sia anche il primo polo della logistica del nostro paese, è qualcosa che ci regala la storia della Repubblica Marinara, un po' è un po' la geografia della sua centralità, ma certamente come si dice, rende tutto, rende tutto più difficile. Sul tabellone dietro le vostre spalle ci sono tanti eh, puntini. Io di solito mi eh, incarico dice, del ruolo di considerare quei puntini le opportunità e non le difficoltà, cercillianamente nella, nella, nella visione per cui eh, ogni problema può diventare un'opportunità per questa. Regione. Io credo che oggi, come talvolta accade ai territori che partono un po' più indietro di altri, negli ultimi due anni ci siano tutte le possibilità per fare invece un salto e scavalcare molti altri. Da questo punto di vista anche questo anno eh, di Covid che ha un po' fermato la palla e ci ha fatto ragionare un po' sulle regole del gioco e un po' portato avanti investimenti eh, che era opportuno continuare a fare. Sul terzo valico non si è mai smesso di, di scavare, così come molto altro oggi ci dà una gigantesca opportunità. Eh, come, come sistema, ci dà la possibilità di scavalcare anche territori che forse erano un po' più avanti di noi, la mole di investimenti che abbiamo visto e alcune date che sembrano lontane ma non lo sono, il 2024 è tutto sommato domani e l'effervescenza che vedo eh, intorno alla ripresa di questo territorio mi fa dire che quelle che vediamo lì sono tutte opportunità che dobbiamo eh, necessariamente saper cogliere insieme bene fa il sindaco a stimolare la fretta perché quando il mondo ripartirà ovviamente chi arriverà primo avrà un vantaggio strategico importante e rispetto ad altre regioni sia sui piani del recovery sia sui piani di investimento quelli legati ai tradizionali investimenti che passano per il cipe sia per quanto riguarda gli accordi di programma, le progettazioni e le realizzazioni. Io credo che la Liguria oggi sia più avanti della maggior parte delle regioni d'Italia. E non lo dico eh, semplicemente per l'ottimismo, che, tutto sommato, mi contraddistingue. Lo vedo, perché vedo intorno alla ripartenza della Liguria un'effervescenza che non vedo altrove, non c'è bisogno. Di grandi analisi numeriche con cui non vi voglio annoiare, ma dal punto di vista degli investimenti cosiddetti eh, pilota, cioè quelli che ci danno la possibilità di misurare il tasso di aspettativa sul futuro, io credo che sulla Liguria ce ne siano moltissimi. Basta guardare Genova, basta guardare. L'effervescenza dei nuovi quartieri di Genova, dal waterfront di, eh, di Levante Nuovo al recupero di NBIC. Ma basta vedere il porto di Genova, che è un porto che sta lavorando per risistemarsi verso il futuro: è un porto dove i fondi internazionali guardano con grande attenzione, dove i principali player del mondo si scambiano un fazzoletto di terra come se si scambiassero una concessione del Klondike quando c'era l'oro eh, un tempo nel, nel fiume. Sono tutti investimenti che richiedono ovviamente tempo, la logistica richiede tempo, strutture, però sono investimenti che ci fanno dire che il mondo scommette su questo pezzettino di, del nostro territorio. Ma se scorriamo da 20 miglia con il nuovo porto per arrivare fino al Tiguglio, dove c'è una gru ogni pochi metri e gli investimenti sono eh, importanti per arrivare fino... Eh, alla città di Spezia, scopriamo un territorio su cui molti stanno scommettendo oggi. Stanno scommettendo anche sul fatto che quel gap infrastrutturale che per lungo tempo è stato eh, un nostro tallone d'Achille oggi si sta via via eh, colmando e forse si colmerà prima di quanto non si facciano altre infrastrutture strategiche che comunque sono eh, assolutamente necessarie. Eh, necessarie nel Paese. Quindi oggi l'importante, secondo me, è quello di continuare a vigilare perché il rispetto dei tempi, le aspettative si costruiscono anche e soprattutto sui tempi. Nessuno pensa che il Terzo Valico nasca come un fungo, nessuno pensa che i binari a San d'arena che sono un obiettivo storico, arrivino in due ore, nessuno pensa che buttare giù il viadotto eh, di voltri sia una cosa semplice, si farà, nessuno. Però noi, il rispetto dei tempi è fondamentale per la credibilità di un sistema. Noi un po' di credibilità in questi anni l'abbiamo costruita. L'abbiamo costruita perché non vorrei, e poi chiudo, eh, dare per scontato che su questo fazzoletto di terra, fino a un paio d'anni fa, si è combattuta anche una delle battaglie politiche. Più cruciali per il futuro del nostro paese. In questo territorio politico si è combattuta una battaglia tra l'antimodernismo, che 4, 5, 6 e fino a un paio d'anni fa sembrava avere un'ampia eco nell'opinione pubblica di questo paese, fatta da un miscuglio un po' irrazionale ma poi di grande successo in alcuni momenti della recente storia passata di sindrome Nimbi, eh, di ridiscussione complessiva delle infrastrutture mescolato a quel benaltrismo che è tipico della visione italiana, ah, ben altro servirebbe del terzo valico, del passante, della gronda. Del... Oggi tutto questo, come dire, lo releghiamo e non è poco alla storia politica del passato, perché poi gli amministratori delegati, grandi enti di spesa alla fine fanno quello che la politica del Parlamento, i grandi indirizzi del Paese fanno. In questo momento oggi anche partiti che non siedono dalla stessa parte, però condividono un modello di sviluppo. C'era prima il Presidente della Commissione Infrastrutture, ho visto l'amico Rixi entrando, c'è un'amministrazione regionale, ma anche i partiti che siedono oggi più in generale all'interno di quel governo di unità nazionale formato alcune settimane fa, condividono per la prima volta la necessità di usare tutte le opportunità che questo Paese offre. E in questo territorio, fino ad alcuni mesi fa, non era scontato tutto questo. Noi abbiamo vinto una battaglia per il futuro di questa regione e anche un po' per il futuro di questo Paese, se mi è consentito, e oggi stiamo mettendo a terra, per usare un tuo, un tuo termine, una serie di investimenti che rende questa politica effettiva. Rispettiamo i tempi. Rispettiamo le aspettative degli investitori privati, grandi e piccoli, di questo, di questo territorio e avremo fatto della Liguria un piccolo come si dice, eh, traino anche della crescita del resto del paese, perché l'hanno detto prima nell'interregionalismo. Eh, diciamola, diciamola così, non è solo per egoismo che pretenderemo che le regioni vicine abbiano come si dice, un piano di crescita e di sviluppo infrastrutturale coerente con il nostro, è perché noi siamo un pezzo importante, lo citavi prima nei 13% dei treni merci, ma potremmo citarlo sui teu in arrivo, potremmo citarlo sui croceristi, potremmo citarlo... Noi siamo un polo della logistica da cui dipende un pezzo di quella competitività italiana, che certo non è solo binario, è anche costo dell'energia, è anche burocrazia e tante, tante cose... Ma la competitività in un mondo che riparte è tutto per partire prima. E quindi le regioni accanto, quando fanno passare un treno in più dalla Liguria, quando fanno un binario in più, quando fanno un'infrastruttura in più che è coerente al sistema portuale della Liguria, fanno anche un regalo a loro stesse, non solamente ai cittadini della Liguria. E questo credo che sia un po' la visione anche di investimenti che altrimenti non sarebbero ovviamente tarati sul 1.600.000 abitanti del nostro territorio. Comunque buon lavoro perché credo che ti continueranno a guardare con attenzione, specie su questa terrazza dove sulle infrastrutture c'è un'attenzione un importante, ma è un'attenzione che, che i Liguri sentono. Guarda, una delle cose credo più apprezzate di questo territorio... È il fatto che per la prima volta dall'anno prossimo tutti i cittadini della Liguria viaggeranno sul trasporto pubblico locale su ferro con un treno che ha meno di quattro anni di vita. Cinque eh, anni fa la media della flotta era di 22 anni di anzianità, oggi stiamo cambiando tutti i treni a un ritmo e stiamo rispettando i tempi e credo che lo apprezzino, occorre farlo anche su tutto il resto. Io vi chiedo perdone Venia, ma vado a vedere se mi vaccinano anche a Chiavari, non solamente a Genova, perché stiamo aprendo un nuovo hub e ringrazio le forze armate che ce l'hanno messa a disposizione. Buon lavoro a tutti e grazie. Grazie al Presidente della Regione. Ci mancherebbe, non ci formalizziamo assolutamente. A presto, arrivederci. Eh, inviterei a intervenire il presidente dell'autorità portuale Paolo Signorini. Perché, eh, io condivido l'ottimismo di Giovanni Totti e il fatto che ormai sono identificati e anche progettate e molte opere sono partite, si stanno facendo, ma condivido anche molto la concretezza del sindaco Bucci quando dice nove mesi solamente per una certificazione e più che altro capisco che sotto il profilo di RFI 2024 è un anno importante, ma mi si permetta di dire, per RFI, per il cittadino lo diventa quando poi veramente inizia a salire sui treni, veramente quando eh, i container usciranno dal porto di San Pierre d'Arena togliendo tra l'altro traffico eh, dal, eh, da, dalle strade. Allora questo bisogna capire se avverrà non nel 2024, ma io vorrei capire se avviene nel 2025, nel 2026 e quando poi potremo andare a Roma a, a, più velocemente, a Milano invece in, mi accontenterei di 55 minuti, sinceramente. Scusi. Ma il punto fondamentale è quello che con grande onestà intellettuale, sin dal 2017 eh, ha detto Paolo Signorini, che però oggi può dire, beh, io il cerino l'avevo passato in mano a RFI, dichiarando che come autorità di sistema non eravamo in grado di progettare e realizzare, adesso ve l'ho messo in mano e a che punto siamo Presidente, perché i Liguri, eh, chi ha i terminal, ma anche chi deve trasportare merci, vuole capire quando è che questi binari arriveranno in porto. Passare il cirino non è una frase che mi appartiene, quindi è difficile che tu. Eh, capisco benissimo. Allora, e non volevo certo che fosse no, no. assolutamente una mancanza di rispetto alle assunzioni no, no. di responsabilità che, che hai sempre dimostrato di prenderti. Eh, ringrazio eh, Maurizio per aver organizzato questo evento, e ringrazio Vera Fiorani, eh, soprattutto per l'introduzione e la presentazione che ci ha fatto. Penso che si debba sempre apprezzare chi viene a un evento pubblico cercando di spiegare, perché ci ha offerto una cornice con alcuni spunti molto importanti per capire anche quali sono eh, gli impegni, i gravami del, del soggetto, in questo caso il gestore della rete eh, nazionale ferroviaria. Partirei da due dati ugualmente di contesto. Uh, certamente RFI conosce queste cose ma è, è, è giusto familiarizzarle. Questa regione, e vorrei iniziare a parlare, io sono dell'autorità di sistema, ovviamente rappresentante del sistema Genova e Savona, è importante vedere cos'è la portualità Ligure. Vado, Savona, Genova, Spezia. Questa portualità genera più del 50% della movimentazione contender nazionale, più del 35% di tutti i treni che hanno origine merci, che hanno origine destinazione, un porto a livello nazionale. Questi sono due numeri che ti fanno capire perché è importante parlare di investimenti ferroviari destinati ai porti in una regione come la Liguria. La Liguria è una regione da questo punto di vista molto particolare. È piccola, non ha tantissimi abitanti, ma sviluppa sulla portualità un grande volume di investimenti, occupazione e merci. Grazie a un'attività degli ultimi eh, 5-6 anni su tutti questi scali, piattaforma di Vado, eh, upgrading continuo di PSA, partenza di Bettolo, forte competitività di Spezia. Eh, abbiamo fatto un balzo in avanti nella movimentazione via treni abbastanza significativo. Noi sappiamo che il rail ratio, cioè quindi la quota ferroviaria di Spezia è eh, tradizionalmente alta. Nel 2020 noi abbiamo cresciuto il numero di treni movimentati nell'autorità del sistema del 12%. Nel 2020 abbiamo aumentato il rail ratio, quindi la quota di treni rispetto alla strada. Siamo arrivati al 14,5%, sullo stesso livello del 2017. Poi abbiamo avuto il ponte Morandi. Questa è un'altra considerazione molto importante che dobbiamo condividere. Eh, per una regione come questa, interrompere una crescita nella portualità e nella logistica è una mazzata eh, un danno alla portualità per la Lombardia non è molto significativo un danno alla portualità per l'economia ligure è molto significativo e lo vedi da questi dati siamo tornati, pur in un anno difficile come il 2020 a livello 2017 nei primi due mesi del 2021 la quota ferroviaria sul, sulla, cresce ulteriormente siamo al 15,5% quindi pesiamo molto come portualità e sta andando bene la domanda di servizi ferroviari merci. E questo ovviamente RFI lo sa bene, ma era giusto condividerlo. Noi con la Regione stiamo cercando di fare un tavolo con RFI e con Merci Italia per lavorare su due temi importanti, efficientamento delle tracce e incentivazione del merci, un po' come avviene a Trieste. E questo... È un tema che... L'altro punto che è al cuore della giornata di oggi sono gli investimenti infrastrutturali a cui ha fatto già riferimento la dottoressa Fiorani. Io vorrei... Posso venire un attimo lì? Prego. Allora, noi partiamo da Vado Savona. Ah, eh, chiedo scusa però perché è necessario tenere almeno questo microfono in mano, se no... Noi partiamo da Vado Savona. A Vado abbiamo investimenti in corso che stanno andando abbastanza bene, sia con un nuovo ACC, eh, sia con una seconda fase Bravo. di potenziamento del polmone nella zona di Vado. Stiamo cercando di chiudere una convenzione con RFI per Savona Parco d'Oria, che è ovviamente è il luogo dove siamo in grado di far partire treni eh, lunghi che ovviamente poi raggiungono il terzo valico. PSA, Maurizio Rossi ha messo la barriera verde. verde qua, effettivamente abbiamo avuto il secondo binario e abbiamo aggiudicato, e partiranno i lavori, spostamento del viadotto per fare poi i fasci binari. Da ponente questa è la merce che raggiunge il terzo valico, su cui ha già spiegato la dottoressa Fiorani. Da Spezia, ovviamente, ugualmente, quando il terzo valico, raggiunge, conosciuta sempre il terzo valico, il nodo principale è San Pierdarena. San Pierdarena, anche perché lo capiscano bene chi eh, è a casa, funziona così. Guarda, ti danno un microfono. Ah. Ah. Siamo in aggiudicazione, RFI è in aggiudicazione, con i lavori della Galleria di Molo Nuovo, in modo che questi due terminal possano essere collegati a Campasso attraverso questa linea. Oggi questi due terminal usano Fuorimuro. Fuorimuro è un secondo investimento. Attraverso Fuorimuro, che serve questi altri terminal, e l'asta del Folcevera, si raggiunge ugualmente... Campasso. Il punto veramente critico, ed è stato detto prima dall'autoressa Fiorani, è compatibilizzare tre lavori: i lavori di Molo Nuovo, che sono prossimi, quest'anno li abbiamo, i lavori di Fuorimuro e i lavori di Parco Rugna, perché noi facciamo anche un aumento del fascio binari, Parco Rugna è quello che c'è qui tra Sec e Bettolo. Qui c'è un trade-off, dobbiamo essere onesti, cioè partendo questi lavori che saranno certamente anche in contemporanea, abbiamo un'interferenza con la possibilità di avere l'operatività contestualmente. Dobbiamo essere molto bravi con RFI e con i gestori dei terminal per far sì che questi tre lavori possano consentire... Una operatività ridotta, ma la posso così, dire. avremo comunque un momento di blocco, ma possono consentire questa operatività. Il punto che è stato toccato prima dal sindaco, per cui ce n'è per tutti, certamente anche per me, è che noi abbiamo tempi molto lunghi per realizzare le opere. Per avere un parametro, mi va la conclusione, noi per arrivare all'aggiudicazione che è in corso del lavoro della Galleria di Molo Nuovo siamo partiti con un protocollo nel 2018: eh, progettazione, conferenza di servizi, ora gara. Auspichiamo di partire con i lavori in corso d'anno, tre anni, tre anni e mezzo. Se dovessimo replicare questi tempi. Per fuori muro è chiaro che andiamo assolutamente eh, in un lasso di tempo inaccettabile. La grande sfida e la, e la preghiera, la domanda che faccio a Vera Fiorani è questa: noi dobbiamo trovare un modo tra istituzioni locali, RFI, tutti quelli che danno un parere in conferenza dei servizi, per fare sì che progettazione, autorizzazione e aggiudicazione non abbiano questi tempi, perché sono tempi che tra l'altro travalicano persino il mandato di un amministratore. Questa è veramente la principale preghiera che io faccio a Vera Fiorani perché quello che stiamo dicendo qui possa avvenire. Chiudo con, come abbiamo detto, diciamo che si replica un po' per le merci, il discorso che avete fatto al terzo valico nel senso di dire quando abbiamo il terzo valico poi c'è da Tortona a Milano già detto prima. per le merci, posto che quando abbiamo fatto questi tre interventi siamo collegati a Campasso e non, non vediamo altre criticità per il mare Campasso, Campasso Bivio-Fegino è un intervento complesso ed è di nuovo un po' da monitorare come tempistica, altrimenti rischiamo di vanificare di nuovo quello che abbiamo fatto a mare. Con una strozzatura a monte. Questa è una complessità certamente nota a RFI e quindi è la seconda diciamo, area da attenzionare. Grazie a, al presidente dell'autorità di del sistema portuale, Paolo Signorini. Se vuole già rispondere. Sì. Grazie a Paolo, perché è diciamo, una rappresentazione molto efficace di, diciamo, dello stato dell'arte. Allora, eh, Bivio Figino, sempre per cominciare dall'ultimo, lo sappiamo, per noi fa parte delle date di attivazione del 2024, quindi la complessità realizzativa eh, è nota, la stiamo gestendo, fa parte di quell'impegno al 2024. Mi permetto di dire che nel mondo ferroviario i cosiddetti cambi orari storicamente avvengono a dicembre e a giugno di ogni anno. Io per questo diciamo, ho parlato di dicembre, ho parlato di fine 2024, cioè noi abbiamo due momenti nei quali l'offerta esce sul mercato, cambiata, modificata, l'assetto del trasporto ferroviario si, eh, si, si, diciamo, si manifesta al mercato ed è giugno, cambio orario di giugno e cambio orario di dicembre. Queste sono le due date. Per questo abbiamo parlato di 2000, quindi vedremo se riusciamo l'anno prossimo a dire che... Sarà giugno 2024 e non dicembre, però bisogna lavorarci, ci bisogna molto lavorarci, quindi abbiamo un anno e vediamo se lo potremo dire. Eh, quindi fa parte per noi dell'impegno 2024 anche il Bivio Figgino, eh, quel pezzo quindi della, diciamo della, del, per, della, del percorso eh, e quindi è questo l'obiettivo in questo momento. È chiaro che va monitorato, ci ha già dato tanti problemi, eh, lui ha colto in pieno questo tema della cantierizzazione delle opere, per cui io invito veramente tutti a riflettere su questo, mettere carne a fuoco quando abbiamo difficoltà a trovare le aree dove mettere i cantieri diventa veramente un tema delicato. Quindi questi tre interventi di quell'area faranno parte di una eh, necessità al di là del protocollo d'intesa, ma comunque di sedersi al tavolo e progettare bene. Eh, con molta attenzione eh, il modo nel quale eh, agiamo perché è evidente che impedire un'operatività normale sarebbe come tu hai detto per una ragione o per l'altra insomma non dobbiamo avere un problema con un ponte ma eh, diventa una, una cosa poi complicata da recuperare e quindi bisognerà cercare di minimizzare noi non lo possiamo fare che con voi e quindi direi che al di là del protocollo la cosa importante è sedersi a ragionare eh, di modo che eh, qual da qualche parte bisogna cedere, adesso sarà all'equilibrio diciamo, generale decidere se dobbiamo cedere di più sulla data di attivazione delle opere o dobbiamo cedere di più sulla normalità di un servizio che eh, evidentemente per il porto è fondamentale, l'equilibrio va trovato all'interno di questo rapporto e eh, prima lo facciamo secondo me. Eh, Meglio è perché possiamo tutti prendere le conseguenze no, eh, adeguate di quello, che, di quello che potrà essere deciso. E questo tema è ricorrente, soprattutto, è stato ricorrente soprattutto per gli interventi rigori. È stato ricorrente, mi creda, un livello di complessità la massima mai avuta in Italia negli ultimi quattro anni. Verona, ripeto, si sta avvicinando. Cioè, la, la grande concentrazione di interventi che toccano il nodo di Verona si sta avvicinando a quello che sta è successo in queste ore, in cui noi abbiamo già pianificato come affrontare tutte queste, eh, con, tutti questi interventi in contemporanea in, questi, eh, in queste ore, in questi due anni che ci separano dalle attivazioni. Quindi non è una cosa da sottovalutare, non lo dico perché non vogliamo fare nuovi investimenti, li stiamo progettando, mettiamoli in funzione, in cantiere quando abbiamo... A uno stato adeguatamente avanzato le opere che stiamo per attivare. Altrimenti veramente non sapremmo. Se veniamo a raccontare una cosa che non è. Che non è. Non è certo quello che le chiediamo, eh, questo però fa capire che. Per un periodo da qui al 2024 la no, situazione no, no. sarà molto complicata. Sì, lo è. Sarà sempre peggio. Sa perché ci sono tanti investimenti? Eh, sempre in peggio il profilo. Sotto, no, eh, sì. Nel senso che ci sarà il momento in cui avremo i tre lavori sulle tre opere, dove chiaramente si dovrà sì. rinunciare ad avere. Una, un, un passaggio, quindi questo creerà ulteriori problemi di traffico certo. ma sa perché ci sono tanti problemi di o, oggi si sta investendo tanto sia sul sistema autostradale sia sul sistema ferroviario, perché questa regione è stata abbandonata per decenni e, e adesso contemporaneamente no, no, si bene. fanno tantissime cose e non è certo responsabilità sua Vabbè. io sì. chiederei di intervenire al Presidente della Camera di Commercio eh, Luigi Attanasio eh, su, su quale punto decidi direttamente no, no, io tu. Volevo ringraziare, eh, ringraziare intanto di essere venuta e come il suo predecessore ci ha fatto un punto esatto e l'attenzione e la molla di investimenti che le ferrovie stanno producendo sulla nostra regione, sulla nostra area metropolitana ci gratifica. Su un punto vorrei ricollegarmi a quanto ha detto il sindaco. Il sindaco quando eh, come commissario ad acta alla ricostruzione del ponte insisteva molto si lavori in serie e in parallelo. Ecco, io penso che tutto il processo certificativo, quanto più possa essere prodotto e pensato in parallelo alla progettazione, tanto, meglio, tanto tempo potrebbe essere guadagnato. So che la tecnostruttura delle ferrovie è una cosa seria, probabilmente una delle migliori tecnostrutture del Paese, ma, eh, ecco, se, se è possibile in questo avere un processo di svecchiamento, di implementazione di questo concetto del lavorare in parallelo, perché il tempo per noi è cogente e il sindaco l'ha veramente ben rappresentato. Maurizio ha fatto un lavoro egregio nel senso che le ha dato la percezione del nostro senso di isolamento. Non parliamo solo di aeroplani, non parliamo solo di autostrade, non parliamo della sola grande città del nord Italia non collegata alla rete dell'alta velocità. Parliamo di una città che eh, si sente vincolata nel proprio sviluppo e invece direi che negli ultimi anni come comunità e come, come amministrazione ha dato un'ampia dimostrazione di una volontà coesa di farcela, di voler rompere le catene di questo isolamento, di darsi una prospettiva futura. Ecco, l'auspicio è, anche lo dico qui ai, ai rappresentanti parlamentari, se ci sono leggi o da produrre... Regolamenti, leggi e quant'altro per produrre un maggior lavoro in parallelo, questo mi sembrerebbe veramente importante perché molte volte è un problema di regole. Grazie. Mi consenta diciamo, di risponderle subito. Posso chiedere alla regia di proiettare la tavola numero 12 perché vede il ragionamento che lei fa sul parallelismo, è quello che è stato attuato nella realizzazione del terzo valico e quello che poi complica un pochino le cose nella fase, diciamo bisogna fare pure delle scelte. Vedete quanti fronti sono aperti? Quando noi diciamo che questa non è una galleria che cammina, diciamo, man mano che finisce, no? che sta camminando dal, dal, diciamo, dal punto zero a, alla fine della galleria, sono stati attivati 37 fronti di scavo. Quindi, vedete, lì si vedono i vari punti dai quali, quindi noi, come dire, mandare in parallelo la certificazione non è così semplice, perché non è che abbiamo pezzi che si sono... Eh, Conclusi con una continuità, no? dipende dallo stato di avanzamento dei singoli fronti di scavo. Quindi il parallelismo è stato usato nel realizzare l'opera. È chiaro che qualcosa si paga sul parallelismo della certificazione, perché è chiaro che una cosa fatta si può certificare. No? Però ecco questo approccio per fronti di scavo rende più, più complessa il parallelismo della certificazione. Però è proprio su quel fronte lì che noi vogliamo cercare di recuperare quei mesi che ci potrebbero portare. Al cambio orario di giugno 2024 a inaugurare eh, il Terzo Valico. Questo è quello su cui esattamente stiamo lavorando. Quindi colgo l'auspicio, ma mi interessava farvi capire che il parallelismo insomma si può usare in tanti ambiti, ecco, anche in quello costruttivo e qui è stato usato. Direi di intervenire a Stefano Messina per restare un attimo sull'ambito del porto, peraltro lui conosce molto bene come presidente di Assarmatori, ma anche come terminalista, quindi conosce bene la situazione di San Pierre d'Arena e le problematiche dei binari del porto di Genova. Dottoressa, grazie del, del suo pragmatismo, oltre al benvenuto a Genova che aspetta le istituzioni. Io sì, eh, rappresento un'azienda imprenditoriale marittima-portuale, ma soprattutto oggi ho anche il cappello eh, del presidente della più importante associazione rappresentativa dell'armamento che oggi... Eh, quota oltre il 60% del trasporto container in Italia, di cui grande quota ovviamente a Genova. E quindi eh, le mie specificazioni, peraltro in gran parte devo dire, ha già risposto, però mh, sono su due temi molto liguri, uno più su Genova e uno più su Spezia. Allora, in particolare il primo in parte trattato relativo al ripristino eh, del, del parco del Campasso eh, con un certo ritardo, ma su questo diciamo che mh, le risposte che ha dato le trovo abbastanza solide e consapevoli in funzione anche delle osservazioni del Presidente Signorini. Poi ecco, all'inizio ha accennato in relazione alla Bologna-Prato, mi attacco al problema della Pontremolese, che tra l'altro risulte risulterebbe che verrà chiusa addirittura dal 13 di giugno al 29 di luglio, cosa che insieme appunto alla limitazione Bologna-Prato porterà a una forte riduzione dei collegamenti sulla Spezia, dove sappiamo quella famosa quota, pur in crescita, che diceva il Presidente Signorini su Genova, in realtà su Spezia è eh, circa il doppio. Allora, su questo ovviamente siamo particolarmente preoccupati e qui lo dico anche in funzione del fatto degli effetti di più camion eh, sulle strade, eh, parallelamente ai lavori, alla stagione estiva, eccetera, eccetera. Ecco, su questo eh, un po' di, così, richiamo di, per quanto possibile, concentrazione e le sue risorse sull'efficientamento delle tracce e sul fatto che molto spesso addirittura alcune, alcune tracce non vengano utilizzate quando invece, su richiesta di noi operatori privati che investiamo, possano essere invece a noi assegnate quando invece a volte addirittura non ci vengano assegnate. La ringrazio dell'attenzione. Eh, sì. De... Grazie Presidente. Questo tema dell'interruzione della Pontremolese in combinata con la Bologna Prato effettivamente è uno dei temi che stiamo affrontando. Non vi nascondo che il nostro direttore commerciale che sta gestendo questa partita che è veramente complessa Uh, sta effettivamente valutando di evitare proprio l'interruzione della Pontremolese, ma non, insomma ci sono parecchi elementi da combinare e quindi dobbiamo, dobbiamo capire uh, se è fattibile, perché lì abbiamo un problema naturalmente, ecco come vedete no? la combinazione tra utilizzo delle linee per fini commerciali e fare i lavori di investimento, questo tema che lui ha posto è, è continuo, no? ce lo troviamo continuamente. Quindi le devo dire che è una cosa che stiamo valutando perché nella consapevolezza della complessità eh, non le so dare ora una risposta perché stanno eh, facendo proprio in queste ore l'analisi, ma mi è stata insomma, più volte sollecitata e abbiamo deciso di fare una verifica che porterebbe a, a riprogrammare la chiusura della Pontremolese ad altra data. Ma non nel periodo estivo, ma. Non è periodo esisti, non soprattutto perché l'altro tema è la contemporaneità con la chiusura della Bologna Prato. Questa è la cosa che complica enorme. Ora viene usata per accogliare. Sarebbe per... piacere che almeno voi faceste queste analisi mentre invece noi vengono chiuse contemporaneamente la 26 e la A7 per chiuderci completamente. <ride> no, le devo dire che l'esperienza le, della Bologna Prato eh, ha, ha dimostrato proprio questo che lei sta dicendo: cioè che noi, almeno come rete, non possiamo ragionare solo in termini ferroviari, il tema è molto più ampio, va affrontato con gli enti locali interessati, va affrontato con le, con le mh, associazioni, di città. È, è veramente complesso, cioè delle volte confrontarsi fa trovare soluzioni a cui uno magari non ha pensato, con le imprese ferroviarie, perché anche loro sono coinvolte, con i servizi di trasporto commato su, su strada spesso a carattere regionale, cioè è un insieme di forze che si deve coagulare per fare in modo che la collettività nel momento in cui realizzi investimenti abbia il minor livello possibile di disturbo, che non è per niente una questione. Ecco, noi devo dire che abbiamo capito che dobbiamo giocare un ruolo diverso eh, fino a rispetto a quello che abbiamo giocato fino ad oggi, questo è chiarissimo, non possiamo fermarci sul dire vi abbiamo avvertito due anni prima, cioè fermarci all'applicazione di norme che pure ci sono ma comunque non è sufficiente, ti devi comunque porre il problema di come risolvi, altrimenti noi le opere non le riusciamo a fare, come vedete, no? perché le richieste sono continuamente di dire non, non interrompete, fateci lavorare. E noi a questa esigenza dobbiamo rispondere in maniera molto più strutturata e molto più, con, con un confronto molto più eh, serrato eh, e molto più allargato più che altro. Direi di intervenire a Fabrizio Parodi, che è un importante operatore portuale, ma non solamente... Sì qui a Genova ma in eh, varie parti del mondo che io ringrazio sempre per aver sempre deciso di restare a Genova comunque con la sua sede opera a New York e opera eh, un no. po in varie parti del mondo ma io eh, voglio solamente dire una cosa sono bene o male eh, 35 anni che eh, questo porto eh, sta aspettando tutte queste eh, questi investimenti, queste infrastrutture. Eh, Maurizio è veramente stato incredibile qualche anno fa che ha cominciato, ha fatto anche una, una mappa e si sta veramente, eh, sta lottando per tirare fuori tutte, nel dettaglio tutte queste problematiche. Eh, poi eh, stiamo, stiamo tornando praticamente a due o tre anni fa, cioè ante, ante Ponte Moranti, poi si è fermato tutto. Non stiamo a dire noi operatori eh, ai cittadini anche il disastro che abbiamo in questa città a livello infrastrutturale, che è, è paradossale perché stiamo parlando tutti di, di, un, di un porto eh, importantissimo, eh, di realtà eh, non solo nazionale ma potrebbe essere internazionale, in realtà si ferma solamente a essere un porto per la Lombardia e per il Piemonte. E come ci siamo detti prima, quando ci siamo conosciuti, eh, ci deve essere veramente un matrimonio tra eh, porto di Genova e ferrovie, perché se vogliamo sviluppare e, e potenziare e, e sfruttare tutto eh, questo potenziale che può avere, dobbiamo vedere però eh, questo porto in grande, cioè fermar non, fer non fermarci solamente alla Lombardia, al Piemonte, al Triveneto però andare, andare oltre. Quindi il ruolo delle, delle ferrovie, noi abbiamo operato tantissimo con le, con le ferrovie anche negli anni 90, le, le citavo che facevamo dei treni da Bari a Londra, Manchester in 48 ore, che neanche una via aerea, cioè avevamo battuto tutti proprio con i treni. Quindi io penso che eh, la rete ferroviaria, cioè le ferrovie, possano veramente eh, fare un lavoro egregio. Eh, però è importante eh, finire questa infrastruttura, perché è 35 anni che se ne parla. Questo è il punto fondamentale. Esatto. Grazie Fabrizio. Eh, chiederei di intervenire anche al eh, dottor Botta, che è segretario della, generale della, della, di Spediporto, tra che ha fatto un interessante convegno proprio qualche giorno fa qui eh, in terrazza Colombo. Buongiorno dottoressa, grazie per il suo intervento. Mi è piaciuta la sua... Anche un po' il piglio che ha messo deciso su alcuni, su alcuni temi. Mi permetto di recuperare due aspetti, uno avanzato dal sindaco Bucci, ma anche ripreso da numerosi interlocutori: in relazione ai tempi e alla certezza di questi. Per noi è fondamentale, per chi propone eh, nel mondo dello shipping il porto di Genova, sapere che. Abbiamo davanti ancora due o tre anni e poi potremo aprire le porte di questo, punto, di questo porto veramente una competizione con quella che è la realtà nord europea. E a tal proposito, richiamo anche l'intervento dell'ultimo fatto da dell Osor Parodi. Noi abbiamo, stiamo facendo uno studio legato a quello che ci separa a livello di costi dal centro dell'Europa, che è oggi un mercato di riferimento con oltre 200 milioni di consumatori. Bene, Genova rispetto a un qualsiasi porto del nord Europa sconta purtroppo un maggior costo di circa 350 euro a contenitore. Ora, questo gap possiamo, super, possiamo diciamo così, colmarlo attraverso un servizio ferroviario rinnovato, efficiente, che attraverso il terzo valico ci possa portare a competere per esempio sul mercato svizzero centro-europeo. Quindi quello che noi chiediamo è, bene o male quello che ha chiesto anche il sindaco Bucci, veramente certezza nei tempi e laddove è possibile tagliare, risparmiare tempi accelerando e cercando di mettere veramente le migliori eh, professionalità del nostro paese e dell'azienda dell RFI a lavorare, farlo, perché c'è veramente tanto da conquistare in termini di mercato, in termini di capacità competitiva e gli investitori internazionali non aspettano altro. Nel al momento in cui si apre il terzo varico e Genova si affaccia al centro dell'Europa, quello che oggi vale 10, domani varrà 100 e chi è intenzionato oggi a investire 10, domani investirà 100 in questo territorio, nel porto, in tutte le attività. Quindi voi un po' avete nelle mani anche il futuro del, della, della, della capacità competitiva di questo scalo e della valorizzazione a metro quadro del nostro territorio. Grazie. È per questo che, come avrà capito, in eh, questi anni ho sempre chiesto e dato grande attenzione a RFI, anche perché ci fidiamo molto poco del sistema autostradale e quindi dobbiamo puntare forzatamente, primariamente, su quello ferroviario. Chiederei di intervenire al dottor Rino Canavese, che eh, parlerà probabilmente di Savona, è stato nominato da poco nell'autorità di sistema portuale proprio in quota. Diciamo a Savona, che è stata, come noto, eh, ormai integrata in un'unica autorità di sistema con Genova. Grazie, grazie intanto dottoressa per la sua presenza. Io certamente voglio parlare di Savona, ma sono più interessato a fare alcuni ragionamenti di carattere generale. Tra l'altro, mi occupo di Novara, dove sono presidente del CIM, seguo le questioni di rivalta e un po' di problematiche oggi su problemi di chiusura di linee. Domo, quadruplicazione sulla stazione di Rivalta, le, le, le ho sulla pelle. Da un certo punto di vista voglio ringraziarvi perché nel limite del possibile cercate sempre di dare una mano. In questo momento sto chiedendo un'apertura notturna di Rivalta che è passata da che è il riferimento dei porti liguri come punto di da 5 coppie sì. settimanali a 35 coppie settimanali, quindi credo che nel suo piccolo lo sforzo l'abbia fatto. Accidenti. Ma vorrei riprendere alcuni discorsi di carattere generale che mi sembrano più veri. Proprio la possibilità di rimanere a contatto, per esempio su Novara, con i grandi operatori europei, Novara come eh, Busto, come eh, alcuni dei grandi punti di riferimento guardano molto il traffico continentale e non hanno mai parlato di traffico marittimo. Oggi quegli imprenditori parlano di traffico marittimo. Quei 300 euro di differenza su Stoccardo o su Ulm sono facilmente recuperabili. Il problema, la sfida della portualità Ligure, non guardo Savona o Genova o Spezia, ma li guardo tutti assieme come sistema, è proprio quello di allargare il loro mercato. Il loro mercato è dalla parte di là. Oggi, con i valichi, noi su Novara abbiamo treni da 620 metri. Augurandomi e condividendo la posizione del sindaco Bucci, che il cambio sia per il cambio estivo del 2024, credo che due cose forse potremmo cercare di fare. Una, cercare di valorizzare al massimo le linee che abbiamo, perché il sistema che oggi abbiamo non è che ci impedisca di essere competitivi. È vero che su Rivalto o su Milano posso andare con un 5.50, ma un 5.50 se ben gestito mi permette un costo unitario di trasporto estremamente interessante, non è in perdita o fuori mercato. È interessante, il ragionamento che, a cui accennava signorini di provare a costruire alcuni elementi di aiuto perché questo gap sulla lunghezza treni oggi possa essere in qualche maniera aiutato dal pubblico, è certamente un passo, ma io sono convinto che si possano già fare queste cose anche senza. Un'altra notazione, eh, tanto la ringrazio per il lavoro che stanno facendo i suoi sulla connessione di Vado, di Vado Zona Industriale. È un lavoro fatto, diciamo, un po' sotto la regia della struttura di missione. So che sta andando avanti, so che l'ingegnere Macello se ne sta occupando e vi ringrazio. Una cosa eh, mi ha interessato della, di una delle sue slide ed è quella della questione della sagoma. Noi ci dimentichiamo che oggi tra eh, Savona e Genova, Spezia molto meno, ma tra Savona e Genova siamo sopra i 100.000 semirimorchi all'anno che sono il risultato della crescita dell'autostrada del mare. La distribuzione è circa due terzi-un terzo. Sono so, son 100.000 pezzi che noi mettiamo sulle autostrade. I grandi operatori, mi riferisco a Del a tutti i grandi autotrasportatori, se noi fossimo in grado di dargli un servizio ferroviario dal porto ad alcuni punti di distribuzione, Smistamento, Novara, Padova. Diciamo, dove loro chiedono di avere quella merce sarebbe un vantaggio enorme uno perché incrementeremmo intanto il lavoro portuale due perché leveremo una marena di camion dalle nostre autostrade che già non ne possono più ho visto con piacere che risolvete il problema della sagoma credo da voltri sulla salita del terzo valico esatto. so che è difficile risolverla sulla situazione della litoranea eh So che è difficile, quindi volevo solo sottolinearvelo, però, perché sono davvero tanti semirimorchi che potremmo mettere su dei treni. Eh, voi tenete presente che io, diciamo, il gruppo per cui eh, lavoro mi ha chiesto di occuparmi di Novara nel 2013. Nel 2013 il rapporto dei treni che faceva Novara tra eh, intermodale puro, cioè semirimorchi, o treni caricati con contenitori o casse mobili era 60-65% contenitori e casse mobili, 35-40% semirimorchi. Oggi è completamente ribaltato, oggi la maggior parte di quei treni porta semi-rimorchi. È una pressione che avremo anche dal, sul nodo di Genova. Quindi questo discorso delle sagome mi pare possa essere un altro ulteriore elemento che può aiutarci ad arrivare a quell'orario estivo 2024, che spero lei riesca e la ringrazio dunque il problema della sagoma la Bologna Prato cambia la sagoma cioè voglio dire il tema della sagoma è proprio uno dei temi più delicati quando incontri certi tipi di infrastrutture come le gallerie o come ecco è proprio lì che noi abbiamo la difficoltà però la stiamo guardando ci stiamo studiando su questo pezzo quindi magari l'anno prossimo non lo so ne riparliamo cioè noi ci, la stiamo studiando questa cosa per capire come potrebbe funzionare Invece volevo fare, un, e quindi avremo modo diciamo, di presentare gli esiti di questo studio, che però forse qualche altro mese Ingegner Macello ci vuole, vero? Però ci stiamo già lavorando a, a capire che soluzioni abbiamo. Invece mi interessava diciamo, fare una, una sottolineatura al traffico marittimo di cui lei parlava. Noi abbiamo come rete inaugurato un importantissimo interporto a Marsaglia. Eh, quindi siamo vicino a Modena e esploso dal punto di vista, è un, 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 un terminale merci, quindi di proprietà uh, diciamo di rete, esploso perché preleva tutto il traffico dalla Spezia, quindi sono, è diciamo, un canale diretto di uh, treni che dalla Spezia arrivano direttamente e fanno uh, la, la, le operazioni di, diciamo, di handling, fanno le operazioni di... Di, di cambio treno, quindi per destinazioni verso il nord e verso il sud, nel nostro impianto di Marsalia. È stata un'esplosione, ma è un impianto che ha cominciato a funzionare da otto mesi. Una, lo siamo andati a visitare, l'ho visto, eh, a parte essere modernissimo, avveniristico. Ma è impressionante come lavori dai porti della Liguria, che quindi riescono dal porto di La Spezia a, a, a scaricare le navi di MSC prevalentemente e Vanno a fare le operazioni diciamo di smessamento all'interno di questo nuovo terminal, che abbiamo è esploso un... dal punto di vista della capacità. Partito, la... Abbiamo parlato eh. molto eh, della situazione appunto merci. Però io vorrei ritornare un attimo su quella, passeggeri e, abbiamo... e capire un po' bene anche spiegandolo ai cittadini che non sono tecnici come le persone che sono qua adesso in sala: ah. due, le due linee principali su mm -hmm. cui che possono cambiare la storia veramente della città, del turismo, e cioè quella per Roma e quella per Milano. Può spiegare come possiamo velocizzare veramente queste tratte e quando potremo aspettarci una velocizzazione veramente del Genova-Roma e del Genova-Milano? Perché sul Genova-Roma probabilmente anche tutta la situazione che state facendo sul nodo di Firenze potrà incidere anche in un modo positivo, sì. ma allora... non conosco i tempi. E quindi ci terrei che ce li descrivesse. Allora, ehm, parliamo prima della relazione su Roma. Ehm, abbiamo, diciamo, eh, stiamo studiando la possibilità di capire che cosa, su, come dire, la possibilità di arrivare tramite Piacenza sulla linea alta velocità che va verso Roma. Eh, Questa diciamo, ehm, relazione effettivamente renderebbe ehm, più efficace. Efficace, effic efficace, diciamo, eh, migliore la prestazione trasportistica per arrivare a Roma e beneficiando sicuramente in maniera importante del sottattraversamento di Firenze che in questo momento si trova in una fase, ehm, diciamo, è stato completamente riattivata l'attività, sapete che abbiamo creato una società ad hoc eh, che con un cambio abbastanza particolare di assetto eh, realizzerà per rete, una società di rete che realizzerà per rete in qualità di appaltatore l'opera, eh, siamo nella fase in cui stiamo completando eh, le autorizzazioni per partire, è, è imminente la partenza delle attività preliminari per poi eh, cominciare a far muovere nuovamente la famosa fresa per lo, eh, la... Per, per la famosa fresa per scavare eh, sotto, sotto Firenze. Eh, mi chiede delle date, non è facilissimo. Comunque, abbiamo concluso dei temi autorizzativi delicati con le miniere, diciamo, di cui non le sto a dire, comunque legati a dove mettiamo il materiale quando scaveremo la galleria. Le attività preliminari sono praticamente partite. Siamo di, la fresa quando la facciamo partire. Questa è una data, io spingevo molto, l'ho detto anche alle, nella fase delle commissioni, insomma, in, in contesti pubblici che poteva essere la fine dell'anno, abbiamo capito che la fine dell'anno non sarà possibile, eh, me ne dispiaccio molto, non ho proprio ancora mollato del tutto questa possibilità, però diciamo ho capito che ci sono degli elementi tecnici che impediscono e tantomeno in questo momento sono in grado di dire la data d'attivazione. Non, diciamo, abbiamo bisogno di lavorare un altro po' per dire e quando diciamo arriveranno, alla... che... non è un'opera banale, lei se ne rende conto. Sotto Ma attraversare quando Firenze. partirà la fresa? Io ora le dico una data. Eh... Ma quando ecco. partirà la fresa, i lavori in quanti anni sono? Eh presenti no, appunto, eh, diciamo, è questa la cosa. Eh, è questa la cosa che. Eh? No, prego, basta, basta che. No, no, prego, chiedo no, no, Sam, solamente di, di andare al microfono. Diciamo che... eh. No, no, allora serve perché effettivamente se andare a Milano, il sindaco... se vogliamo andare a Roma, noi sì. basta che a Piacenza ci agganciamo con i treni per Milano e risolto il problema, non dobbiamo passare sotto no, Firenze. No. Quello sarà il futuro. Sì, 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 il futuro. Eh. Scusa, sì, sì. scusa no, no, vabbè, chiedo scusa un visto, attimo, abbiamo Infatti un problema di microfoni. Quindi io dico alla regia che abbiamo il sindaco, no, prego. Eh, non sì, essendoci sì. il sindaco di Spezia mi sento diciamo, in dovere di dire sì. che ha ragione il sindaco Bucci per quanto riguarda Genova, infatti io sono una sostenitrice, anzi credo di averlo addirittura detto diciamo, la prima volta io di lavorare sull'ipotesi di Piacenza, però sì. c'è bisogno È anche di lavorare anche diciamo, alla velocizzazione della tratta tirrenica e quindi diciamo in realtà la questione di Firenze a, a Spezia eh, interessa moltissimo, quindi bisogna eh, fare tutte tutti. e due le cose, Diciamo dell'arrivo del sottotraversamento di Firenze beneficeranno tutti, diciamo, quindi è un beneficio generale per l'asse e quindi sicuramente però la linea lato Piacenza, anche su questo noi ci stiamo ragionando su quanto e come, però le devo confessare che no, diciamo, non è così eclatante, ecco, non, non è così eclatante quello che riusciamo a fare con la connessione di Piacenza. Diciamo, le prime analisi ci dicono, non ci danno dei risultati almeno per come le abbiamo... Non ci danno dei risultati così, così Quindi importanti. Quindi non dobbiamo Quindi sperare... Beh, no, no, diciamo... A una velocizzazione, la... no, a una velocizzazione della Genova-Spezia è difficile da immaginare. Direi che è, diciamo... diciamo abbiamo, che non abbiamo l'altro è... punto di blocco, è quando arriviamo a Livorno, da Livorno a Firenze, dove in determinati orari è, è noto, si viaggia a 50 all'ora, il treno tende a fermarsi, cioè è lì che perdiamo mezz'ora. E lì bisognerebbe eh. fare degli interventi, ma in questo momento abbiamo, diciamo, siamo in una fase preliminare perché abbiamo colto la sollecitazione che è arrivata su più fronti e diciamo, bisogna fare eh, una, un, un bilanciamento tra i benefici che sarebbe in grado di dare un intervento su quel tratto rispetto all'obiettivo finale. E qui non mi pare che abbiamo grandi, grandi diciamo, spazi di miglioramento. Ecco, non, non, dai numeri che mi hanno dato che diciamo... Non le dico perché è inutile lasciare una cosa Quindi che non, Genova, non funziona, o momento, ci dobbiamo lavorare allora. ancora e trovare delle Io soluzioni. Io le chiedo diverse, ancora, ma... invece, sul Genova-Milano, ci puoi allora, rispiegare invece allora, come possiamo... Allora, sul pensare... Genova-Milano adesso è in atto la velocizzazione tecnologica no? della parte e quello è un intervento in corso, 2024 l'avremo velocizzata. Quindi ci sono degli interventi tecnologici che velocizzano il tratto tra Genova e Milano. Poi abbiamo... Uh, il tratto tra Pavia e Milano-Rocoreo di cui si è parlato più di una volta e quello è stato concepito come un quadruplicamento ed è in realizzazione il tratto più vicino a Milano che è più o meno mi pare 18 km di linea se non ricordo Enzo correggimi, 18 km di linea è in um, raddoppio, ci sono le risorse per farlo e ci, ed è quindi la parte più vicina al nodo di Milano. Eh, esattamente, se vuole sapere che punto no, bene, diciamo, km, siamo, km. Okay, però a me interessa dall'uscita del terzo valico No, fino e, quella ad è la a... e la dottora Voghera. E la dottora Voghera, diciamo, è l'altro pezzo. No? Ora, io stavo parlando della, diciamo, da, della Pavia Milano, quindi sì. di tratto subito. Allora, quel tratto lì, una parte di quadruplicamento è in corso. L'altro tratto di quadruplicamento, che sono altri 11 km, invece è... è progettato, ma non è finanziato, quindi bisogna trovare le risorse. Eh, poi c'è la. E, 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 e è Qua il adesso primo... oggi le troviamo: tra la Paiter X, vediamo subito com'è. <ride> Come trovare... Noi... Eh, ma quanto è il costo di questa... Non è e... molto rilevante, dunque, tra l'altro. Dunque, dunque. Eh, io il costo non, non lo ricordo. Ah, aspetti, ma no, non ce deve scritto, essere un costo mi... molto rilevante. Beh, diciamo cosa, non certo come l'andora finale, se vuole di sapere, diciamo, ne certamente come non terzo siamo... è voglio dire. <ride> no, ecco. no, assolutamente Quindi no. Quindi fermarsi davanti a una lo cosa del no. genere mi sembra davvero... Eh... Glielo dico, Quindi glielo io dico. credo io che adesso, tra in momento. non lo ricordo. Invito esattamente. già eh, l'onorevole Rixi a, a prendere postazione al allora. microfono, così può anche lui aiutarci in questa analisi. Allora, 900 milioni è il finanziamento della prima fase, quella che stiamo, che stiamo facendo l'iter autorizzativo, poi abbiamo la velocizzazione. Quindi, insomma, non sono, non sono pochi soldi, eh? tutt'altro. La velocitazione è già finanziata. E' fatto, e sono 156 milioni da in corso. Poi abbiamo il primo tratto della Milano-Rogoreto, che ecco, è Milano-Pieve Emanuele, esattamente il punto. Siamo in definitiva e stiamo finendo per, per lanciare la gara per, per poi partire, ma abbiamo solo il primo pezzo, il secondo, eh, diciamo, da, eh, da Pavia a Pieve Emanuele non è finanziato. E poi abbiamo la Tortona Voghera che noi stiamo progettando comunque, per cui eh, è in corso la progettazione, prima di giugno 2022 comunque noi non potremmo lanciare una gara per fare i lavori, quindi eh, la Tortona Voghera andrebbe ragionata finanziariamente, che è l'altro punto che sbottiglia eh, diciamo, in maniera importante dall'uscita del terzo valico, andrebbe diciamo, lavorata sui sui fondi del 2022 cioè ci sono, oggi non diciamo che li utilizzeremo nell'anno prossimo non avremo avete possibilità di dei tempi di questi lavori quanto potremmo non è durare. non sono enormi sono tre anni 3-4 anni quindi non è una cosa quindi, diciamo che non arriviamo se al 2022 nel 2022 venisse finanziata al, 2025, al 2026, 2026, 2026 finalmente potremmo avere nell'ultimo incontro del 2018 si parlava di 2028-2030 quindi c'è stata un'accelerazione e devo dire che su questo eh, sia il Ministro precedente che l'attuale Ministro ne abbiamo parlato più di una volta, anche su eh, mettere sulle opere lombarde un commissario, uscirà un decreto nelle prossime settimane e noi riteniamo che sia uno dei temi su cui rifare un commissariamento proprio per cercare di velocizzare tutta la parte burocratica e fare in modo che queste opere vadano più veloci, questo farebbe tra virgolette recuperare il ritardo che si è andato a generare sul terzo valico, anzi anticipando di molto le opere. Poi c'è tutto il tema del recovery, su cui vediamo eh, cosa si riuscirà a sbloccare anche sugli investimenti che vengono trasferiti da ferrovie, quindi con risorse proprie, al eh, sul recovery e vedere nel 2022 di trovare le somme in modo da anticipare la chiusura del collegamento con Milano. Però volevo tornare sul discorso su Roma, perché questo è un tema assolutamente... Che bisogna aggiungerci un altro pezzettino prima giustamente Canave parlava delle sagome ora il tema vero è che se si fa una bretella ad alta eh, capacità e velocità su piacenza passando in pianura di fatto noi non abbiamo il problema delle sagome tutta la linea litoranea ha problemi di sagomatura e quindi anche per l'utilizzo ad esempio di tutti il retroporto piacentino ed emiliano è, è evidente che avrebbe una doppia funzione sia agevolare il trasporto passeggeri su Roma, dove avremo dei tempi di percorrenza simili a Milano, eh, sia eh, sul fatto che potremo aprire un altro canale di distribuzione, anche perché è vero che non si recupera tantissimo, però non si va nel nodo di Milano e soprattutto si ha un bypass a livello nazionale sull'alta velocità nel nord Italia, che qualora ci fosse qualsiasi problema sulla rete, non avremo l'intasamento della rete, come ad esempio purtroppo sul nodo di Firenze, finché non ci saranno le opere. Si è già verificato che quando aumenta oltre una certa misura i treni ad alta velocità, poi ci sono dei problemi cronici sul nodo. Quindi è evidente che noi abbiamo anche da andare a togliere una serie di coli di bottiglia che ci sono già laddove abbiamo fatto le opere. Perché semplicemente il traffico è aumentato in maniera talmente esponenziale sulle linee ad alta velocità, che a quel punto linee che in qualche modo sono, tra virgolette, moderne hanno già alcuni problemi negli snodi, ad esempio la non aver realizzato la stazione passante su Firenze sicuramente ha comportato dei problemi eh, sulla linea eh, Milano-Roma, che è la dorsale del paese, perché anche quando proseguirà fino al sud di fatto si utilizzerà sempre quella linea. Quindi da questo punto di vista credo che questi interventi siano importanti. Vado a dire solo due cose piccole di cui non si è parlato, ma visto che abbiamo qua... Qualcuno anche di Savona ci sono interventi più piccoli, secondo me, che nell'immediato potrebbero agevolare il discorso anche delle sagomature, tipo la linea di altare eh, che ha binario, era stata progettata per il doppio binario, oggi è un solo binario messo a lato della galleria, si era parlato più volte di riuscirla a spostare in centro galleria per consentire anche lì di utilizzarla con eh, i eh, sagomature diverse eh, in modo da poterla utilizzare anche per fini eh, merci in maniera un po' più importante perché oggi la vera scommessa è riuscire a imbarcare i semi-rimorchi e purtroppo i porti tirrenici rispetto a quelli adriatici proprio perché hanno l'arco appenninico hanno qualche problema in più quindi per noi è importante completare le linee infatti ero uno dei fautori non sulla singola opera ma di mettere il commissario sulla linea e poi dei subcommissari sulle opere, perché è evidente che una linea funziona quando è completata dall'inizio alla fine, se ci sono delle interruzioni nel mezzo la linea non è efficiente, e quindi le grandi dorsali europee dei, dei corridoi. E poi l'altro tema è di andare nell'immediato a migliorare anche vecchie infrastrutture, magari utilizzando anche gestione del traffico più moderno e qualche miglioramento in modo da agevolare l'aumento del traffico soprattutto merci su eh, ferro perché in è uno degli obiettivi che ci danno anche per il recovery e diciamo per le emissioni ma soprattutto perché questo ci consente di raggiungere i mercati più importanti poi mi taccio c'è un problema che non riguarda ferrovie ma lo pongo qua su aree come la Liguria le zone le zls piuttosto che altro Bisogna che siano interregionali e che ci sia la capacità delle regioni limitrofe, in questo caso Emilia-Romagna, di capire che gli interporti della Liguria sono a Piacenza e Parma. Eh, Piacenza e Parma non è interporto di Ravenna, perché i traffici di Ravenna vanno in un'altra direzione. Quindi su questo, se non ci sono delle intese interregionali, che abbiamo con la Lombardia e il Piemonte, ma semplicemente perché non hanno porti, quindi non c'è questa, eh, ma con in particolare con Veneto, ed Emilia Romagna, eh, il rischio effettivamente di perdere qualche pezzo per strada, perché come diceva giustamente, oggi se uno fa un interporto a Piacenza è più facile che lavori con i porti della Liguria che non con i porti dell'Adriatico. Quindi questi sono temi sì. che servono nello sviluppo infrastrutturale per mettere a si il sistema le opere, perché poi le opere funzionano, vanno avanti, vengono mantenute, se generano traffico e generano edittività anche per FS quindi il tema è che chiaramente tutto questo agevola quindi su questo credo che qualche miglioramento sulla linea che tanto è, è cara a Primo Canale ma è cara a tutti sulla Genova Milano nei prossimi anni dovremmo avercelo sempre che riusciamo a mettere il commissario e riusciamo a fare il finanziamento nel 22 Benissimo, io inviterei eh, la Presidente della Commissione Paita a Fare un suo intervento finale, io voglio semplicemente ringraziare eh, l'amministratrice delegata Vera Fiorani per questa disponibilità ampia che ha dato, fatemi dire anche per questo eh, per questa tenacia, diciamo, che ha dimostrato, insomma, perché in tante opere che noi abbiamo citato, lei ha detto: beh, comunque anche se è difficile, io non sono convinta, voglio provare diciamo, a fare con più tempestività. Alcune cose spettano ovviamente a lei e le abbiamo ricordate tutte, diciamo con dovizia di particolari, senza risparmiarle nulla. Molte cose spettano a noi. Bisogna anche dirsi con grande franchezza che, per esempio, quella a cui ci richiamava precedentemente il sindaco, e cioè l'ipotesi di accorciare la tempistica sulla fase eh, dalla progettazione alla realizzazione delle opere. È materia diciamo normativa. E su, eh, qui su questo punto dobbiamo essere molto chiari. Eh, noi abbiamo lavorato sulla base della buona esperienza compiuta a Genova replicando quel modello nel decreto semplificazione. Però in assoluto dobbiamo anche dirci con franchezza che se fossimo stati davvero onesti intellettualmente e davvero coraggiosi politicamente, Avremmo dovuto probabilmente lavorare strutturalmente per una modificazione molto corposa e coraggiosa del codice degli appalti. È il tema che abbiamo di fronte, su cui io non mi voglio sottrarre. Penso che se noi ritornassimo alle direttive europee, faremmo qualcosa di molto salutare, sia nell'aderenza alle nostre, diciamo, al nostro europeismo, ecco, mettiamola così, sia perché riusciremo diciamo, probabilmente a semplificare moltissimo il sistema. Quindi vada ora per questo meccanismo diciamo, eh, che ci serve anche per rendere più rapido l'intervento sul recovery fund, ma sicuramente noi abbiamo di fronte questo nodo a cui tutti ci hanno richiamato perché non c'è solo un problema di realizzazione dell'opera, c'è anche un problema di autorizzazioni e di progettazione. Che può essere semplificato e velocizzato, e se il Paese deciderà diciamo, di andare in questa direzione penso che ne be beneficerà moltissimo. Quindi su questo punto impegno anche nostro. Quello che serve alla Liguria, tantissime cose molte si stanno facendo ed è importante velocizzarle, compreso il valico su cui sposo diciamo il tentativo di velocizzare il più possibile anche la fase di messa eh, in opera. Però noi abbiamo qui sul tema passeggeri detto delle cose molto chiare. Il primo, la prima questione è la velocizzazione diciamo, della tratta che ci conduce a Roma nella diciamo, traiettoria no? Firenze. Su questo diciamo, eh, ci vuole come dire, un impegno davvero forte per velocizzare. Il secondo tema è quello invece relativo all'ipotesi di Piacenza. Io su questo punto insisto. Non solo perché ho visto delle stime, diciamo, RFI, che dicono che comunque il la tratta sostanzialmente arriverebbe a circa quattro ore. Quattro ore non è poco, eh? ci accontentiamo eh, di poco in questo <ride> territorio, perché altrove diciamo, no. eh, le, le istanze sono ben più, eh, come dire, ehm, ben più forti. Però per noi quattro ore è la vita, perché risparmiare un'ora. È fondamentale, per cui ci accontentiamo anche di poco e direi che è fondamentale anche perché questo ci connette, diciamo, in un percorso interessante economicamente, non è soltanto l'aggancio a Roma, è anche a Milano, è anche a Piacenza l'aggancio che ci interessa. Quindi direi di vi chiederei, diciamo, di essere con noi, ecco Uh, frugali nel uh, come dire, guardare anche alle prospettive, perché, ripeto, vi può sembrare strano, ma per una realtà così bastonata dal punto di vista infrastrutturale, anche questo piccolissimo risultato per noi è comunque diciamo, una prospettiva di fiducia verso il futuro. E poi eh, infine diciamo sicuramente il ragionamento di Tortona. Ecco, io penso che queste siano diciamo, le tre priorità per quanto riguarda Genova diciamo, la parte levante. Sulla parte invece ponente, a me è piaciuto molto il ragionamento che lei ha fatto sulla necessità di studiare i lotti costruttivi in relazione diciamo, alla eh, possibilità proprio da, di quest'opera di essere realizzata. Noi siamo stati modello per tante vicende, no? per esempio il Valico. Anche questa volta, secondo me, Potrebbe essere studiata un'ipotesi diciamo, che ci consentirebbe, come ho detto prima, di rendere irreversibile quest'opera fondamentale diciamo, per il ponente. Dico un'ultima cosa sulla Pontremolese. Sappiamo benissimo che avete fatto delle gran cose. Parmavico Fertile, ora anche l'ipotesi del rifacimento della galleria Bastardo, che è comunque diciamo, un risultato notevole. Oggi ci dite che sarete attenti anche alla compatibilità sulle chiusure. Bene. È chiaro che l'obiettivo, il sogno diciamo di quella comunità è avere il valico e su questo obiettivamente pur avendo avuto l'inserimento dentro il decreto semplificazione non c'è traccia come dire di ragionamento, di, nemmeno di progetto diciamoci la verità perché non c'è neppure il progetto. L'impegno probabilmente potrebbe essere quello appunto di arrivare a una progettazione che ci consenta di dire almeno... Con chiarezza se si può fare o non si può fare, perché continuare a raccontare eh, come dire, una prospettiva che poi nei fatti non c'è, potrebbe forse in futuro diciamo, non essere giusto né per la politica né per chi lavora in, in sede tecnica. Quindi approfitto diciamo, anche nella chiusura per ringraziare Maurizio Rossi della sua caparbietà nel continuare a mettere insieme tutti gli attori. Credo diciamo, che gli vada riconosciuta lungimiranza nella visione sulle infrastrutture e una tenacia che forse nessuno diciamo, ha avuto. Per me il dato più prezioso è l'unità di intenti delle forze politiche. Cioè, vedete, forse quando parliamo di temi generali ci accapigliamo anche in un certo, diciamo, con una certa vivacità, ma quando parliamo dell'interesse, di questo territorio, almeno quelli che sono davvero interessati a risolvere i problemi. Eh? Perché poi c'è tutta una categoria diciamo, di politica che invece come dire, che non si fa un molto vedere. Magari gli arrivano meno critiche no? rispetto a me, a Edoardo Rixi, o al Sindaco, eh, o, o al Presidente Signorini, però diciamo, eh, sono, sono sicuramente esautorati dalla critica politica, però poi alla fine non so cosa rimarrà a loro, Diciamo della loro esperienza. A noi, per quella lunga o breve che sia, vorrei che rimanesse il fatto di avere portato a casa qualche piccolo risultato per questo territorio, che però ci consentirà di vedere qualche filmato negli anni successivi, sempre voluto da Maurizio Rossi, perché lui ci sarà sempre. E in quel filmato dire questa l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta tutti insieme, non volendoci bene, ma volendo bene a questo territorio come forze politiche. Grazie all'onorevole Faita e eh, anche per il riconoscimento di, quanto, di quello che ho fatto e di quello che cerco di continuare a fare io inviterei come nelle scorse trasmissioni accadde Sindaco Bucci eh, a venire qui a chiudere la trasmissione con Vera Fiorani eh, eh, l'hai fatto anche l'anno scorso eh, anche perché il Sindaco Bucci interpreta veramente quel commissario che ha saputo accorciare i tempi ho perso una cena, non l'aveva scommessa ma l'ho perso lo stesso perché il ponte per me come minimo ci voleva un anno in più prego vieni, vieni qua che a fianco alla, anche perché la tua concretezza magari chiudi chiedendo qualche cosa in più di me quindi diciamo che, io mi metto al posto degli occhi. diciamo ospiti. che sto in piedi così evito di stare su questi trespoli che sono ecco, sempre non proprio cosa. comodi ecco, con... bravo, lo dica un po' ecco, dica. <ride> sì. qualcuno deve avere il coraggio di dirglielo no? <ride> li okay. rifacciamo Beh intanto ringrazio ovviamente l'amministratrice ha fatto veramente un bel lavoro qui ha dimostrato competenza e capacità di guidare proprio per questo io continuo a mettere sul piatto gli inviti ovvero sia dobbiamo assolutamente stringere i tempi se l'anno 24 deve essere un anno di cambiamento vogliamo che sia veramente un anno di cambiamento quindi abbiamo bisogno che i primi passeggeri salgano durante il 24 e questo cambio a giugno a me piace cambio a marzo 24 mi sarebbe piaciuto ancora di più e comunque andiamo non avanti. E eh beh, non è detto, non, è. non è detto. Ma chi, chi ha detto che dobbiamo cambiare a dicembre no, o a giugno no, soltanto? Sto è scherzando una, ovviamente, una no, però sto dicendo che queste cose dobbiamo considerare sì. veramente come un nuovo modo di fare le cose. Se ci mettiamo nell'ottica di mandare il messaggio all'Europa e al mondo che veramente l'Italia è in grado di fare le cose bene, in fretta, nei tempi giusti e nei costi giusti, questo è un messaggio grande. Le ferrovie, e io le assicuro, adesso glielo dico proprio sinceramente, Italfair con noi ha lavorato benissimo per il ponte, quindi la competenza delle, della stru la nostra struttura delle ferrovie è veramente eh, conosciuta da tutti, apprezzata da tutti. Loro sono in grado di fare queste cose, e come lo sono in grado ovviamente gli ingegneri delle ferrovie. Quindi tiriamoci su tutte le maniche, lavoriamo tutti assieme e possiamo veramente dimostrare all'Italia e al mondo che siamo in grado di fare cose belle e fatte bene. Questo è il messaggio che voglio lasciare oggi, e ovviamente i genovesi e tutti i liguri. Eh, anche quelli di Spezia certamente apprezzeranno sicuramente perché, perché noi abbiamo bisogno di questo abbiamo veramente bisogno di risentirci uniti eh, Genova è sempre stata unita al mondo quando per andare per mare era più facile che andare per terra anche oggi in tante cose è più semplice andare per mare che non andare per terra però a questo punto poi noi dobbiamo unirci alla Pianura Padana alla Svizzera al sud della Germania e entrare nella connessione europea perché noi siamo veramente la porta di ingresso dell'Europa del Sud e come lei sa quest'estate arriveranno anche tutti i cavi digitali principali del mondo, arriveranno e sbarcheranno qui a Genova proprio perché Genova diventa la porta d'ingresso delle merci, delle persone, della cultura e oggi del digitale dei dati. Questi sono i quattro punti fondamentali dove noi vogliamo veramente giocare per il futuro e non giochiamo solo per noi, giochiamo per l'Italia, giochiamo per l'Europa, giochiamo per il mondo, quindi giochiamo tutti assieme. Io uso il termine giocare che... So, All'inglese, no? È eh, bravo, esattamente, perché mi viene in testa. Però ha anche un significato in italiano, perché alla fine poi noi diamo soddisfazione. Noi se riusciamo a fare le cose bene, riusciamo a dare la soddisfazione ai nostri cittadini, che è il nostro compito. Quindi, avanti così, e la ringrazio. Grazie a Vera Fiorani, non so se vuole aggiungere qualcosa. L'impegno sicuramente l'ha già detto. Al massimo fra un anno veniamo a fare di nuovo il punto con tutti i presenti in modo che speriamo di poter dare dei, sempre di più un cronoprogramma preciso. Grazie Certamente. molto a lei e a RFI. Grazie a lei, arrivederci.